Abbiamo attivato tutti i dispositivi, siamo pronti per ricominciare con l'ultima sessione di questo incontro e io sono molto contenta di presentarvi Luca Crescenzi, che è il primo relatore del pomeriggio, che è professore ordinario di letteratura tedesca all'Università di Trento. Ha coordinato numerosissimi progetti di ricerca, ha lavorato presso varie università, Tubinga, Regensburg, Rostock, e ha ricevuto numerosi incarichi scientifici. Ovviamente, come sentivamo stamattina, è direttore dell'Istituto di Studi, Istituto Italiano di Studi Germanici, ma è autore anche di numerosissime pubblicazioni. E dal 2004 cura il progetto di edizione commentata dell'opera narrativa di Thomas Mann per i Meridiani Mondadori. È anche stato premiato per il suo lavoro di traduzione e ha ricevuto, credo sia l'unico italiano ad averlo ricevuto, la medaglia della Thomas Mann Gesellschaft di Lubecca per straordinari meriti scientifici. Tra le sue pubblicazioni veramente, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Io mi limito, sì, buonasera, grazie. Mi limito soltanto a citare quelle proprio più recenti. Nel 21 è uscita per i Meridiani, appunto, Romanzi 2 di Thomas Mann, di cui è appunto curatore e traduttore, ma sempre nel 21 è uscita la pubblicazione del testo di Safranski, Schopenhauer e gli anni selvaggi della filosofia, e Hugo von Hofmannsthal, Ricordi e incontri di Burckhardt. Quindi poi al lavoro intenso di traduzione e edizione si aggiungono importanti monografie. Anche qui mi limito soltanto a citare Melancolia occidentale, la montagna magica e non incantata di Thomas Mann, uscita nel 2011, e ancora letteratura tedesca, secoli ed epoca, ed epoche del 2005. Quindi, come vedete, siamo veramente molto lieti di poter avere un suo contributo, il cui titolo è Werther, Goethe e altri mostri, la letteralizzazione della vita nel Settecento tedesco. Prego. Grazie. Allora, io la prima cosa che volevo capire però è se avete letto il testo, perché se l'avete letto faccio le cose in un modo, se non l'avete letto faccio le cose in un altro. Se non l'avete letto è molto più semplice perché mi rileggo questo, comunque lo sintetizzo. Sì, che l'hanno avuto comunque Sì, un poco certo. tempo prima. No, allora, dunque, io ho un'idea a me molto cara, cioè che il Werther sia un personaggio molto più moderno di quanto non si sia soliti pensare e che questa modernità dipende appunto da questo criterio della letteralizzazione della vita che nel Settecento è un filo conduttore del rapporto del pubblico con la letteratura. E se c'è una cosa che tutti sanno è che il Werther ebbe un successo tale che generò anche un'ondata di imitazioni e quindi giovani vestiti in frac azzurro e panciotto giallo, suicidi che emulavano il gesto di Werther, percepito come un gesto coraggioso, eroico. Al punto che proprio Lichtenberg, diciamo, ha coniato la definizione che non tradurrò, ma mi pare che sappiate il tedesco, cioè Werther è ein Herz mit Hoden. Il problema di Werther, però, è che Goethe si schermisce fin dall'inizio rispetto all'obiettivo del romanzo, che doveva essere non quello di scatenare un'ondata di imitatori e nemmeno di fornire un esempio da imitare, ma doveva essere qualcosa di diverso. E la, diciamo, germanistica italiana ha prodotto due importantissimi saggi, uno di Ladislao Mittner del 1950, che è stato il primo a leggere contropelo Werther, e poi nel 1990 il suo allievo Giuliano Baioni, che è stato probabilmente insieme al suo maestro, il maggior germanista italiano,
Ha scritto un altro saggio sul Werther che, diciamo così, è in rapporto dialettico con quello di Mittner, il cui tratto comune, comunque, è quello di psicologizzare il personaggio. Ora, la psicologizzazione è lecita, ma se si psicologizza Werther, si leva a quel personaggio lì la sua modernità, che è quella di stare continuamente sotto gli occhi del lettore. E in realtà di essere un personaggio infinitamente sfuggente, cioè su di lui non si può assolutamente dire nulla, men che mai su quello che pensa, men che mai sui moventi delle sue azioni, a meno di non giudicarle per il progetto che sottendono, che è un progetto oggettivo, ma che soprattutto sta nei canoni della cultura settecentesca entro cui il romanzo nasce. Ora, Goethe dice: non volevo che il romanzo servisse a degli imitatori, ma in realtà lui, in Poesia e Verità, dice che tutta la sua generazione era sotto l'effetto della narrativa inglese sentimentale e anche, diciamo, dei vari Ossian, Young, eccetera, che ispiravano sentimenti suicidi alla sua generazione. Dunque, c'è una contraddizione. O è vero che loro si sentivano spinti a emulare i deprimenti canti inglesi che ritenevano li ispirassero a pensieri suicidi e quindi come faceva a pensare che Werther non avrebbe avuto quegli effetti, oppure non è vero che loro fossero ispirati in quella direzione e allora Werther stranamente sortisce proprio quell'effetto che lui in Poesia e Verità descrive. Quindi c'è ambiguità nelle intenzioni di Goethe, c'è ambiguità in Werther, ma soprattutto c'è l'idea che quella generazione lì, la generazione degli anni 70 del Settecento, fosse costitutivamente disposta a costruire o dare un filo letterario all'esistenza. Ora mi rendo conto che rispetto ai discorsi molto seri che avete fatto questa mattina, questo diventerà un divertissement, però, come dire, è un divertissement purcoso, perché in realtà diciamo che i problemi degli anni 90 nascono anche dalle problematiche degli anni 70. E allora, per capire quanto Werther sia inafferrabile e quanto in fondo Goethe non dicesse il falso quando riteneva non programmabile l'effetto che Werther aveva avuto, beh, cioè, non è mai stato chiamato in causa, ma veramente mai, dalla ricerca su Werther, la persona a cui scrive, cioè l'amico Wilhelm. Non so quanta confidenza abbiate col Werther, spero. L'avete letto? Conoscete? Ecco, allora, a Wilhelm, Werther scrive immancabilmente nello stile, nel tono e con i manierismi di un rappresentante dell'Empfindsamkeit, cioè della cultura del sentimento tedesca. È evidentemente quello il modo più efficace per destare la sua attenzione, per entrare in contatto con lui, suscitare il suo interesse, suscitare la sua comprensione, e le lettere di Werther sono piene, lo potete constatare a ogni passo, di proclamazioni d'affetto, di amicizia, di amore, di pianti, di ogni specie di sentimentalismi, peraltro piuttosto stereotipati. Quindi, se già la terza riga della prima lettera Werther esprime il rammarico di aver abbandonato insieme alla città l'amico inseparabile, tanto amato, non fa altro che seguire un topos della corrispondenza sentimentale di matrice pietista, perché questo si deve sapere. Il sentimentalismo tedesco è contaminato di elementi pietisti e quindi, diciamo così, unisce alla vocazione introspettiva del pietismo naturalmente una tendenza a biografare il personaggio letterario e quindi a conferirgli una certa profondità apparentemente psicologica, perché semplicemente tutto il materiale diffuso dalla cultura pietista va a finire direttamente nei romanzi dell'Empfindsamkeit, comunque nella produzione letteraria, perché di romanzi ce ne sono anche abbastanza pochi, ma comunque nella produzione letteraria dell'Empfindsamkeit. Dunque, in Werther di questi stilemi Empfindsam ne trovati tantissimi, per esempio fa largo uso di stilemi klopstockiani che poi ritornano. Decanta la purezza del cuore dei bambini, la loro naturale spontaneità, l'assenza di pregiudizi. Se fa tutto questo è perché intende
fornire a Wilhelm, all'amico, un'immagine precisa di sé, un'immagine che Wilhelm possa capire, con cui abbia rapporto. Che Wilhelm, a sua volta, sia stato per Werther un interlocutore alla pari all'epoca dei suoi anni in città, Werther, come sapete, viene dalla città, va in campagna, ha un passato proto-pseudo-libertino, abbandona tutto questo, decide di cambiare vita, va a Valheim. Se Werther e Wilhelm hanno condiviso già diciamo un'amicizia alla pari all'epoca della città, lo dimostra la sua confidenza con i piaceri dell'amico, cioè a un certo punto gli vuole spedire i suoi libri, ma Werther risponde che non li vuole. Non li vuole perché deve fare piazza pulita con tutto il suo passato e dice una cosa importante. Dice: sono già stato in passato guidato, stimolato, eccitato e reso inquieto da quei libri e adesso voglio liberarmi di tutto questo. Questo significa che anche Werther si porta dietro un'idea di letteralizzazione della sua esistenza. Cioè lui stesso è già, prima ancora di arrivare a Valheim, orientato dai suoi libri, guidato dai suoi libri. Tanto questo è di moda che Wilhelm vorrebbe mandarglieli perché sa, e questo è un altro tipico stilema in Finzam, sa che i libri sono il sostituto dell'amicizia, quindi l'amico invia i libri all'amico perché questo permette di, diciamo, di restare in contatto attraverso la cultura che condividono. Werther rifiuta, è stato troppo reso inquieto, però questo ci fa capire che Werther è colto e anzi in seguito si dimostra anche che è erudito, perché a un certo punto incontra un giovane scienziato che gli snocciola tutta la letteratura corrente in campo di scienze naturali e Werther la conosce benissimo, dice sì, l'ho lasciato parlare perché tanto questo è un accademico, noioso. Quindi è colto, è erudito, ha familiarità con la cultura moderna, sicuramente ha familiarità con il canone della letteratura contemporanea da cui si è fatto guidare e sollecitare, ma non vuole abbandonare i libri perché vuole abbandonarsi a un nuovo e più vero sentimento della vita, bensì per farsi orientare da un solo altro libro, che è naturalmente Omero, cioè quello che è nella cultura dell'epoca la sorgente primigenia di quel nuovo modo di sentire che diciamo così, è consono all'ideale o comunque allo slogan del ritorno alla natura che naturalmente da Rousseau in poi domina anche nella letteratura tedesca. Insomma, vuole farsi guidare dentro quella specie di stato di natura in cui si ritrova a Valheim, nel paesino rurale, ma vuole farsi guidare da un altro poeta, anzi dal poeta che è proprio il poeta arcaico dell'arcaismo e della naturale semplicità decantato dai suoi contemporanei. Il risultato di questa dieta culturale deve essere ovviamente anche quello perfettamente in linea con gli auspici della cultura del sentimento, cioè il cuore instabile e agitato dalle letture moderne del giovane cittadino deve ritrovare, cullato da quelli che chiama i canti infantili di Omero, la calma e l'equilibrio che sono nella cultura del sentimentalismo la virtù somma, perché naturalmente le passioni e gli affetti devono essere contemperati e equilibrati dalla ragione, e dalla ragione non solo, ma anche dalla letteratura che, diciamo così, la cultura del razionalismo elegge a propria guida. Anche questo programma Werther lo espone a Wilhelm e dice che vuole condurre una vita meno passionale, vuole diventare un uomo migliore. E gli scrive: ho bisogno di dirlo a te che hai sopportato così spesso il fastidio di vedermi passare dall'angoscia alla dissolutezza, proprio Ausschweifung, dalla più dolce malinconia alla passione rovinosa. È vero, io tratto il mio cuore come un bambino malato al quale tutto è permesso. Quindi, diciamo, il dissoluto semilibertino Werther, che c'ha avuto storie con due sorelle, insomma ne ha privilegiata una, però pure quell'altra non gli dispiace, eccetera, arriva in campagna e sogna una vita più semplice, più ordinata, più naturale. Quindi vuole modellare la sua immagine secondo il gusto dell'amico. E infatti scrive, come dicevo prima, in perfetta coerenza con i dettami del sentimentalismo,
e ormai lontano dalla città può descriversi come un uomo del sentimento lo desidererebbe, placato, sereno, innamorato della natura, nostalgicamente legato all'amico, desideroso di entrare in un più profondo contatto con il suo cuore, non dimentichiamo che è sempre Empfindsamkeit più pietismo. E anche su questa base darsi una esistenza nuova e più profonda. Sembra un esempio perfetto di uomo del sentimento, ma che Werther non sia stato completamente questo lo dimostra quello che dicevamo prima, cioè a un certo punto incontra questo giovane studioso e senza batter ciglio gli tiene testa il fatto di audizione. Allora, Werther non si esaurisce evidentemente nell'immagine che vuole dare a Wilhelm. Quella è la maschera che offre al suo amico Empfindsam, che Werther del resto sa indossare maschere a suo piacimento, lo dimostra il fatto che arriva a Walheim, compra la casa di un conte che è da poco deceduto e comincia a fare la vita del conte. Lui, borghese, si mette la maschera dell'aristocratico. Quindi non è soltanto un borghese di città che si mette la maschera dell'uomo del sentimento di campagna, è anche un borghese di città che si mette la maschera del nobile, dell'aristocratico di campagna. Addirittura c'è un padiglione, era il preferito del conte, e anche quello elegge al suo padiglione preferito, perché è tutta, diciamo, l'identificazione deve essere perfetta. Se si tiene conto di tutto questo, bisogna capire una cosa fondamentale. Goethe non vuole affatto che il sentimentalismo werteriano sia preso sul serio. Se volesse, non potrebbe mai fargli scrivere una lettera come questa, sempre a Wilhelm. Tu conosci da tempo la mia abitudine di insediarmi in qualche posto, di costruire la mia capanna in un luogo ameno e di viverci nella più grande semplicità. Non è possibile, semplicemente perché Werther ha 20 anni, è stato in città fino al mese precedente. Quando mai si sarebbe costruito una capanna per viverci placidamente? Sta utilizzando nuovamente uno stilema. E di questi stilemi, io naturalmente faccio una selezione, di questi stilemi trabocca il romanzo, perché Wilhelm deve apparire falso. Ed è falso, perché l'unica verità di Wilhelm è le maschere le indossa. Sempre questo sentimentalismo così esibito, così tipico, così smaccato, ha l'aspetto di un codice, cioè un codice condiviso con l'amico lontano, fin dai tempi in cui entrambi, nutriti dalla cultura alla moda, alimentavano le loro esistenze di libri che ora Werther non vuole più intorno. Tanto per dirvi a che livello arrivava, diciamo così, il legame d'amicizia a distanza nell'Empfindsamkeit, un poeta significativo di questo periodo, il pastore Gleim, di cui esiste ancora la casa, uno dei primi musei letterari della Germania, che spedito a fare il pastore in una città abbandonata da Dio che si chiama Halberstadt, che non ha niente intorno, si vede lo Harz a 20 km della cosa più vicina che potete vedere, non ha gli amici intorno a sé, ma per un uomo dell'Empfindsamkeit non avere gli amici intorno a sé è imperdonabile. Quindi cosa fa? Ha una lunghissima tavola in un grande salone e per far sempre finta di mangiare con i suoi amici, si fa fare i ritratti di tutti i suoi amici e li appende alle pareti, una ventina. Se conosciamo il volto, che ne so, di Carl Philipp Moritz o di tanti altri, dobbiamo soltanto a questo, perché lui li ha fatti ritrarre per tenerseli vicini. Quindi questo è il senso del rapporto affettivo che Werther vuole instaurare con Wilhelm. E quindi tutto quello che noi leggiamo di pugno di Werther è in realtà informato da quel codice dell'amicizia infinita che caratterizza i suoi scritti. Ora, se Werther fosse così come appare, in realtà si parlava oggi degli influssi culturali del tempo. Se fosse come appare, sarebbe un personaggio già vecchio al momento in cui scrive le sue lettere, perché in effetti tutto quello che produce è un concentrato di luoghi comuni ormai largamente entrati a far parte del bagaglio culturale di ogni buon lettore sentimentale.
Quello che di nuovo e di modernissimo possiede è appunto l'identificazione con la sua maschera, cioè quei codici culturali sono lo strumento mediante cui lui si traveste e forse per la prima volta, credo, nella storia della letteratura mondiale, il lettore ha costantemente dinanzi agli occhi un personaggio sul cui carattere, sulla cui natura, sui cui sentimenti e sui cui pensieri non saprebbe dire assolutamente nulla, è solo e completamente identificato con la maschera che di volta in volta esibisce. Una specie del grande Gatsby di Fitzgerald, se ci avete presente. È sempre sotto gli occhi di tutti, ma nessuno sa chi sia, da dove venga, che cosa pensi, che sia, alcuni dicono un malvivente, alcuni un benefattore, eccetera. Se l'avete letto lo sapete. Ecco, Werther è un personaggio dello stesso tipo. Se non vi convince il volto che mostra Wilhelm, basta che pensiate al volto che mostra Lotte, la quale pure è una giovane donna nutrita di Empfindsamkeit e di letture sentimentali, e incarna pure lei perfettamente, diciamo, l'eroina virtuosa insidiata da un malvagio alla Richardson, perché Werther è malvagio, poi lo vediamo un po' meglio. I due, Werther e Lotte, scoprono la loro perfetta sintonia, diciamo così, in una scena che risulta oggi sicuramente grottesca, però non so quanto non facesse ridere anche all'epoca, cioè il momento in cui si innamorano. C'è stato un temporale, Lotte ha confortato tutti i partecipanti alla festa a cui si sono recati, tutti si sono spaventati perché obiettivamente un temporale del 700 non era un temporale coi parafulmini, però alla fine ne escono fuori tutti felici, escono sul padiglione davanti alla porta di casa, si tengono la manina e lei dice Klopstock, e in quel momento Werther si innamora. Ora capite che c'è un Klopstock come parola, diciamo come miccia da innesco per una relazione amorosa, non è un granché. Quindi se Werther non corrisponde in pieno alla sua maschera sentimentale è ovviamente perché quella si basa su un materiale disponibile, diventato già in parte luogo comune, consono a Wilhelm e a Lotte, che sono, diciamo, due esponenti di questa cultura del sentimento. Ma naturalmente il Werther c'è anche, questo lo sanno tutti, un altro riferimento culturale e letterario meno conosciuto, meno comunicabile ai suoi amici, ma all'epoca in lui assai più vivo, che è quello del genio originale, cioè l'ideale protagonista della ribellione dello Sturm und Drang. Questo riferimento è meno visibile proprio perché Werther lo può esibire di meno, però non c'è dubbio, come gli studi sul romanzo hanno capito da sempre, che Werther coltiva questo stesso culto della sua generazione e ne ha assimilato i principi, le aspirazioni, gli ideali, persino gli atteggiamenti, cioè l'inquietudine, l'instabilità, la disposizione ai gesti eclatanti. Essendo lui un accanito lettore, e questo lo capiamo, ha a disposizione diverse maschere, è amico e corteggiatore nello spirito dell'Empfindsamkeit, ma le sue ambizioni si modellano su quelle di Egmont, di Goetz e di tutti quei protagonisti dei drammi stürmeriani di cui certamente ha conoscenza. A ulteriore precisazione di questo aspetto si può dire ancora una cosa: Werther è già uno Stürmer prima di fingersi uomo del sentimento. Quando si descrive a Wilhelm nelle prime pagine si descrive come impetuoso, instabile, ribelle, eccetera, è perché in realtà non sta descrivendo se stesso, sta descrivendo l'immagine di se stesso che in subordine a quella sentimentale può così esibire. Ma badate bene, lui vuole curare l'inquietudine Sturm con la pace, con la tranquillità Empfindsam, cioè questo è un punto fondamentale. Lui vorrebbe non sembrare quello che in fondo al cuore desidera di essere, che lo desideri, ve lo dimostro dopo. E allora, se siamo disponibili ad accettare che Werther non fa e non racconta nulla che non gli sia ispirato dalle sue letture e dalle sue conoscenze, bisogna capire in che modo questa seconda identità letteraria, questa seconda identità, quella dello Sturm, gli suggerisce il piano veramente diabolico che escogita. Questo piano naturalmente ha due fasi, cioè la fase felice e la fase, diciamo, tra virgolette, infelice. Ma il fatto che abbia due volti, cioè che possa avere
come dire, una dimensione solare e una dimensione notturna, vi dice già che Werther è multiplo. Può essere una cosa e può essere un'altra. L'idea del suo piano è semplicemente quella di creare insieme a Lotte la base di una nuova e diversa società naturale rappresentata da un'idilliaca capanna, questa sì, immersa nella natura, abitata da due anime consonanti e da una auspicabile serie di rampolli. In questo idillio agreste, l'unione fra una donna che gli appare come l'incarnazione dell'amore in tutte le sue forme, cioè sororale, materno, coniugale, persino taumaturgico, diciamo che è una specie, lo dico per Elena Polledri, così diciamo, si sente compiaciuta come Wieland da Werther, è una specie di diotima di Werther, no? Questa unione fra lei e lui stesso, genio originale, genio versore, ma non di meno destinato a sovvertire l'ordine della società moderna nei suoi pensieri, perché la giudica insolitamente corrotta ed esausta, ebbene, questa unione deve costituire il primo passo verso una sorta di nuovo inizio della società. Questa è l'opera originale a cui Werther vuole dare forma. Un completo sovvertimento della società, che è poi il fine ideale di ogni genio schopenhaueriano. Ma Lotte affronta la cosa di petto. Se lui riuscirà a creare questo idillio agreste con Lotte, allora esisterà il modello di un altro modo di vivere, un modo basato sull'amore, su tutte quelle cose che sappiamo essere l'ideale degli Sturm. Il fatto che, per esempio, questa idea baluggini a Werther nella lettera del 21 giugno, subito dopo aver conosciuto Lotte, dice almeno due cose: che il progetto è inseparabile da Lotte e che Werther sarà pure un sentimentale, comunque è un uomo del sentimento sempre ben controllato dalla ragione, come vuole l'ortodossia, e quindi coltiva piani di natura assolutamente razionale che tutto sommato coincidono perfettamente con quelli degli Sturm. Quindi non è un sentimentale, ma si comporta come tale. Forse uno Sturm, forse non lo è, non ci interessa, soprattutto si comporta come tale. Però, siccome appunto, come si sa, i suoi ambiziosi progetti non si possono realizzare senza Lotte, l'arrivo di Albert, cioè il marito designato dalla madre morente, le cui parole Lotte sembra rassegnata a rispettare, scombina tutto. Per cui dal momento in cui questo bravo uomo un po' triste, dedito al suo onesto impiego, si manifesta, Werther formula un'altra valanga di progetti nel corso del romanzo e sono tutti incentrati su una vita solitaria. Vuole fuggire, vuole andare in guerra, vuole tornare al paese delle origini, dice di aver anche pensato a suicidarsi, poi ci ripensa naturalmente, perché sennò non può fare quello che deve fare. Vuole a un certo punto addirittura diventare Albert, cioè la storia del suo ritorno in città, a corte, dal conte che gli fa fare, insomma, l'ambasciatore, anche quello è un modo di mettersi al servizio di un impiego statale, esattamente come fa Albert. Se a Lotte piacciono gli impiegati, lui prova a fare l'impiegato. E la cosa gli riesce anche abbastanza bene, tanto che a un certo punto pensa anche di sostituire Lotte con una certa signorina B, ma il pensiero ha più o meno la durata del suo lavoro, cioè pochissimo, lo buttano fuori dopo due mesi e pure la signorina B sparisce con un lato. Dopodiché torna a Valheim. E è chiaro che se un tipo del genere, così programmato, così meditato, così guidato dalle sue letture, torna a Valheim, c'ha qualche cosa in testa, infatti, ce l'ha. Sicuramente, come tutti dicono, quel progetto glielo ispira in effetti la natura, che nella famosissima lettera del 18 agosto gli rivela il suo volto distruttivo. Però il genio sturmeriano, come dottrina prescrive, deve creare le sue opere originali, quindi per esempio il piano di totale sovvertimento della società di Werther, secondo il modus operandi della natura. Quindi se Werther vuol fare il genio sturmeriano, allora avrà a disposizione anche in questo caso due strade, quella creativa della natura e quella distruttiva. Ma non perché imiti la natura o perché voglia comportarsi come la natura detta, ma semplicemente perché questo glielo prescrive la dottrina dello Sturmdrang, e quindi lui ottempera, diciamo così.
Per cui, poiché la strada che porta all'idillio che aveva immaginato con Lotte è preclusa, non può passare dalla costruzione, deve passare per la distruzione. La distruzione di cosa? Di quei finti idilli che individui come Albert pretendono di creare nell'alveo delle regole di quella società che accettano senza pensieri e supinamente di rispettare, ignorando completamente invece quale idillio ben più grande, ben più profondo sarebbe realizzabile insieme a donne come Lotte. Questo pensiero non è, come dire, non sto interpretando i pensieri di Werther, sto semplicemente leggendo nelle sue azioni. Non è che Werther voglia distruggere la felicità, che lui ritiene mediocre, di Lotte e Albert, perché Lotte non può appartenere a lui, o come si legge spesso, perché la delusione lo ha reso pazzo, melancolico, chissà che altro. Questo è un fraintendimento colossale. Werther è sempre Werther, lo resta fino in fondo, cioè un lucidissimo pianificatore che ha solamente cambiato strategia e immagina che l'unione con Lotte, impossibile nella vita, possa tuttavia realizzarsi in un altro modo non meno naturale, cioè nella morte. L'idea di Werther si capisce benissimo se ci si ricorda che Lotte è tanto devota alla parola data alla madre che, pur essendo evidentemente innamorata di Werther, vuole rinunciare a lui per rispettarla e sposare Albert. L'idea che da tutto ciò trae Werther è interessante perché pone in questione e risolve a modo suo un problema che in epoca illuminista si trova raramente dibattuto in questo modo, e cioè: esiste un modo di soggiogare la morte, cioè di porla al servizio della ragione, di trasformarla in uno strumento, se non proprio utile, quantomeno funzionale? Questo, diciamo, è il nodo del progetto di Werther. Adesso di piani ce ne ha due: realizzare attraverso la morte l'idillio e in tal modo soggiogare la morte, renderla funzionale a un progetto. In ogni caso, Werther decise di fare proprio questo. Morirà per legare Lotte al suo ricordo, al modo stesso in cui lei è ora legata al ricordo della madre. Se è la morte a vincolare Lotte nei suoi atti per il rispetto che porta alla memoria di una persona amata, allora adesso sarà lui a morire per legarla eternamente al progetto che insieme, da vivi, non hanno potuto realizzare. Naturalmente, deve prima accertarsi che Lotte lo ami ancora, come quando Albert non era ancora apparso in scena, e quindi viene comodo il suo passato di seduttore. Chissà perché anche gli interpreti più acuti del romanzo, già citati, Mittner e Baglioni, per esempio, dimenticano sempre, quando affrontano il finale, che Werther non è un ingenuo e sprovveduto innamorato, ma è uno che ha un passato, appunto, quello messo al servizio dei suoi corteggiamenti delle due sorelle, o dopo con la signorina B, e adesso, diciamo così, deve utilizzarlo per trarre la legittima conclusione che Lotte lo ama. Se si tiene presente questo, allora gli atti finali di Werther sono, cioè non sono i gesti di un disperato, di un pazzo, è un piano calcolato fin nei minimi dettagli, che ora vi restituisco in modo un po' sommario, sempre chiedendo prima: mi seguite o sono troppo veloce? Però prima devo specificare un dettaglio. Il Werther pazzo è una costruzione dei testimoni. Non so se ricordate che nella seconda parte del romanzo, a un certo punto, si interrompe la sequela delle lettere, interviene l'editore e dice: vabbè, adesso lo racconto io quello che succede dopo, perché purtroppo i documenti mancano. Poi i documenti saltano fuori, però insomma l'editore ha le sue fonti. E chi sono le sue fonti? Sono quelle che danno l'idea del Werther pazzo. Cioè, è detto chiaramente, sono gli amici di Albert. Ora, gli amici di Albert, interrogati dall'editore, il quale ricostruisce la storia di Werther dopo il suo suicidio, hanno tutte le ragioni per fare di Werther un pazzo, perché in questo modo salvano in qualche misura la figura di Lotte. Ma Werther non è pazzo affatto, e quindi tutta questa costruzione della seconda parte
è fondata su testimonianze incredibili. Quindi è incredibile Werther quando parla come i libri che ha letto, è incredibile Werther quando parla come gli Stürmer che ha letto, è incredibile il Werther che ci viene proposto, perché anche quello è un'immagine edulcorata e sentimentale creata dagli amici di Albert per far sparire le vere motivazioni dell'epilogo della vicenda. Perché le vere motivazioni quali sono? Ma ve le racconto. Allora, ah no, c'è un altro testimone fondamentale, naturalmente. Se ricordate, nelle ultime pagine ci sono soltanto Lotte e Werther in scena, no? Cioè, Werther seduce Lotte, Lotte si rifiuta, accetta, poi si rifiuta, dipende dai momenti, però insomma recalcita e poi lo caccia via e poi si chiude in una stanza. E chi l'ha raccontata tutta la storia? Werther è morto. La può aver raccontata una persona sola, Lotte, o altri inventano. Quindi è soltanto Lotte. I testimoni dell'editore della seconda parte sono gli amici di Albert e Lotte, non ce ne sono altri. Non ne vengono citati altri, non se ne possono dedurre altri. Quindi immaginate che versione, come dire, diciamo eufemistica Lotte dà dell'ultima notte in cui Werther la seduce. Cioè potrebbe raccontare qualsiasi cosa. Dice soltanto che sì, l'ha un po' sbaciucchiata, lei si è fatta mettere le mani addosso. Però in realtà poi lei è scappata e l'ha scacciato. Se avessero fatto, scusate, tutto il Kama Sutra, non lo direbbe mai. Non può dire meno di così. Cioè non può dire meno del fatto che Werther l'ha baciata, lei si è fatta toccare, eccetera, eccetera, perché lo dice Werther. E lo dice Werther, cioè, con un ricamino di progetto che a confronto le liaison dangereuse, ragazzi, sono roba per educante. Allora, le cose vanno così. Werther, che nel frattempo ormai non ha più inibizioni, o almeno non ne mostra nei confronti di Wilhelm, e dice tutto il male possibile di Albert, dopo aver detto che invece è un bravo ragazzo, gli vuole bene, lo adora, eccetera, eccetera, adesso dice, mazza, rompi palle, lo levate nel mezzo, scusate l'espressione francese, scrive cose ambigue, dice che deve andarsene, vuole andarsene, qua e là accenna al suicidio, ma prima scrive, deve fare un altro viaggio, e intanto prende congedo da Wilhelm, e per interposta personale dice a Wilhelm, sì, saluta pure la mamma, pure dalla madre, manco gli scrive. Cioè proprio la madre a quest'uomo così sentimentale non lo sfigura. E quindi qui, quando accade questo, siamo arrivati al 20 dicembre, che è la domenica prima di Natale. Per attuare il suo piano, Werther ha pochissimi giorni, perché tanto per rendere la cosa più straordinariamente originale, e quindi geniale, e quindi stürmeriana, ha pensato di fare del suo suicidio un bel regalino natalizio a Lotte e a Albert. E la cosa, come vedremo, ha il suo senso. Quello stesso giorno, il 20 dicembre, dunque, va da Lotte, la trova sola, come si dice a Roma, fa il vago, cioè comincia a parlare di sé, della sua infanzia, quanto è bello, eccetera, eccetera. La trova che fa dei pacchetti con i doni per i fratelli, lui le dice che ne saranno contenti e così via, e la conversazione va avanti così. A questo punto lei lo invita a trascorrere la vigilia di Natale con la sua famiglia, promettendogli un regalo, e Werther, che ricordo deve sempre accertarsi che lei lo ami ancora, questo è l'obiettivo, capisce, dice vabbè sì, è una buona occasione. Quindi quando il dialogo fra i due comincia a farsi emotivamente più intenso, Lotte ha capito che non può liberarsi neanche emotivamente di lui e comincia a schermirsi, a dire che è promessa un altro, non può concedergli, sì. Però l'unica testimone è sempre lei. Con ottimo effetto letterario di raffreddamento entra Albert e spegne tutti gli ardori, per cui Werther se ne deve soltanto andare. Rimane un po'... chiacchiera, poi vedendo che non c'è spazio per tentare quello che vuole fare, se ne va. Il 21 dicembre, il giorno dopo, siamo a lunedì, scrive a Lotte che vuole morire, però non le spedisce la lettera in cui lo scrive. Quella lettera verrà ritrovata sigillata sulla sua scrivania alla sua morte, dopo che Werther negli ultimi giorni ha continuato a scrivere in forma di diario tutto quello che fa. E lo ha fatto affinché il contenuto della lettera sia inequivocabile, va bene? Quindi scrive a Lotte che vuole morire e il giorno dopo, e siamo al 22, si veste, è ancora perfettamente lucido, dice al servitore, ricordate che ha scritto a Wilhelm che deve fare un viaggio, adesso dice al servitore, guarda, preparami i bagagli, spolverami gli abiti perché io devo partire. Quindi va da Lotte,
Ci trova il padre e i fratelli e anche questo tentativo quindi sembra fallire. Torna a casa e scrive queste parole fantastiche. Tu non mi aspetti. Credi che ti obbedirò e che ti rivedrò solo la vigilia di Natale o Lotte, oggi o mai più. La sera di Natale tu terrai questi fogli tra le mani, tremerai e li bagnerai con le tue care lacrime. Quindi cioè, lui gli ha detto, guarda, come regalo di Natale, ti ho detto che tu mi fai un regalo, io ti faccio un regalo. È la lettera del mio suicidio, che non è proprio elegantissima questa cosa. Comunque glielo scrive nella lettera che trova, quindi diciamo così, è un po' metaletteratura, va bene? Però ecco, non è un pazzo uno che scrive una cosa del genere. Frattanto, essendo i suoi precedenti assalti riusciti, ha fatto breccia nel cuore di Lotte, e così si legge, dal quale si è accorta quanto le sarebbe costato separarsi da lui e quanto lui avrebbe sofferto se si fosse dovuto allontanare da lei. Ricordate che queste cose le può aver dette soltanto Lotte, quindi sono vere. Lotte, con queste parole qua, non è che sta facendo un romanzo sentimentale, si sta giustificando. Sta dicendo che sì, purtroppo, insomma, lei ci teneva tanto a lui. Non dice che è innamorata, dice che ci teneva. Poi dice anche altre cose, ma queste le dicono gli amici di Albert. Soprattutto... lo dice l'editore e scrittore, l'editore narratore, cioè Goethe, che secondo me se la spassa come un pazzo quando scrive questo. Come per caso, bellissima la formulazione tedesca, è es war wie im Vorübergehen Alberts Gegenwart, esatto, cioè in presenza di Albert, come per caso era stato detto alla presenza di Albert che Werther non sarebbe ritornato da loro prima della vigilia di Natale. Se Werther scrive che non rivedrà Lotte la vigilia di Natale perché a quel punto sarà già morto, chi gliel'ha detto a Albert che rivedranno Werther soltanto la vigilia di Natale? Lotte, non c'è nessun altro. E il punto è piuttosto fondamentale, perché questo è ciò che convince Albert a levarsi dai piedi e a lasciare campo libero a Werther, che un'ora e mezzo dopo aver lasciato la casa di Lotte torna da Lotte. Cioè, se c'era un telefono non funzionava meglio di così. Probabilmente non c'è manco tornato a casa, è stato lì a aspettare che Albert se ne andasse e è tornato dentro. Fantastico. Cioè, qui Goethe se la spassa proprio alla grande. Quindi, allora, come per caso era stato detto alla presenza di Albert che Werther non sarebbe ritornato da loro prima della vigilia di Natale, e Albert si era recato a cavallo da un funzionario col quale doveva sistemare alcuni affari e dove sarebbe rimasto per la notte. Allora, ci si può chiedere perché, no? Perché tutto questo? Evidentemente il piano di Werther comincia a coinvolgere anche Lotte. Quindi, sempre nella testimonianza di qualcuno, Lotte rimane sola, medita di maritare Werther a un'amica per non perderlo e trasformarlo in tal modo in un amico, però più ci pensa, più non trova amiche buone, insomma, in fondo lo vorrebbe tutto per lei. Tutto sommato, vabbè, diciamo che a dimostrazione del fatto che la psicologia con Werther non c'entra assolutamente nulla, più o meno tutti indossano maschera ad hoc. Anche la pudibondissima Lotte che allontana Albert per poter vedere Werther, cioè tutti sono mascherati. È un romanzo in maschera. Cioè, pure il romanzo, e quindi Lotte, è costretto a dire a questo punto, se no non si capirebbe che il piano di Werther sta funzionando, che sì, alla fine tutto questo ragionamento di dare Werther alle amiche, eccetera, eccetera, non può funzionare. E testualmente il desiderio più caldo e segreto del suo cuore era di tenerlo tutto per sé. Formulazione che vi pregherei di notare, è molto cauta. Tenerlo per sé può essere come amico oppure come amante. È sempre Lotte che testimonia di se stesso. Quindi lei dice tutto per sé, non dice altro. A questo punto arriva Werther, il quale, se fate il calcolo delle ore, è stato assente un'ora e mezza, dalle 5 alle 6 e mezza, giusto il tempo di far partire Albert. Lotte, che come ha raccontato a Werther la sera della festa, quando è agitata suona la spinetta, il che vuol dire che Werther ha già capito che è un po' agitata e quindi che lui non c'ha un'autostrada, c'ha, non so, il corso di Los Angeles a disposizione. Allora, se Werther voleva un'altra prova, ce l'ha avuto. Poiché però ormai avrete capito che tutto passa per la letteratura e le maschere che quella letteratura permette di assumere, Werther non può riuscire nel suo intento se non tirando fuori da un cassetto una copia dei Canti di Ossian. Funziona sempre bene. Notate bene che Werther però si è portato dei libri suoi. Cioè, se non ne trovava a casa di Lotte, ce l'aveva già pronti, è fantastico. Ha pensato tutto nei minimi dettagli.
Ossian viene a fagiolo perché Werther ha cura di leggere passi in cui si rievocano morti presso le tombe dei quali si vuole continuare a vivere. Nessuno la legge quella parte perché è noiosissima. E Ossian, Goethe l'ha tradotta, voi la leggete tradotta dalla traduzione di Goethe, di un poeta che ormai è stato dimostrato che è un falsario ed è noiosissimo. Quindi quella parte là sono quattro pagine, saltano tutti, però naturalmente è funzionale al piano di Werther. Cioè lui comincia a blandirla con questa letteratura che serve proprio ad aprirle il cuore, cioè a farla comportare come gli eroi di cui parla. Eroi presso le cui tombe si vuole continuare a vivere, e anche storie di donne che muoiono a seguito di un tradimento astutamente congegnato. Insomma, Werther crea l'atmosfera letteraria e il resto delle cose che leggiamo sono ricordi di lotte restituiti come se fossero la testimonianza di, non so, uno che passava di là e ha visto che cosa succedeva, oppure la fantasia di un narratore onnisciente, che però onnisciente non è, se no ci avrebbe raccontato tutto. E quindi questi ricordi di lotte seguitano plausibilmente ad essere censurati e, come dire, a raccontare un po' quello che vogliono loro. Però, ripeto, meno di tanto non possono raccontare per le ragioni che dirò subito. In base a questi ricordi narrati dal editore narratore e che sono evidentemente ricordi di lotte, Werther, inebriato dalla lettura, si getta ai piedi di Lotte e le prende le mani, mentre Lotte, virgolette, come se il presentimento del suo terribile proposito le attraversasse l'anima, tanto una scusa varrebbe un'altra, quindi diciamo questa è una bella scusa sentimentale per dire che insomma gli zompa addosso, ho detto molto chiaramente. Gli stringe le mani e se le porta al petto, che nel Settecento non è esattamente un atteggiamento da educanda, poi si china verso di lui fino a sfiorargli la guancia con la sua. A questo punto Werther, forse travolto dalla passione, chi lo sa, oppure calcolando ciò che ricaverà dai suoi gesti, la stringe al petto, la copre di baci furiosi le sue labbra, e copre di baci furiosi le sue labbra tremanti, questo è testuale. Lotte esita, un po' cede, un po' respinge, lo allontana, scrive con debole mano. Quindi c'è la lontana così, vattene Werther, quello è saltato addosso, lei con debole mano lo allontana, poi lo richiama alla sobrietà nel tono fermo del sentimento più nobile, è sempre lei che parla di se stessa. Sono sempre ricordato, giusto? Quindi il cronista deve attingere e deve credere e allo stesso tempo non credere che le cose siano andate così. Fatto sta che Lotte fugge dicendo sempre nei suoi ricordi, lei non mi vedrà mai più e si chiude in una stanza. Non prima, dice pure questo, di aver lanciato uno sguardo pieno d'amore all'infelice. Il che è anche ambiguo, no? Perché nella logica pietista l'infelice va consolato, quindi l'amore è una consolazione, non c'è niente a che fare con l'eros, è pietas, non è altro. L'infelice esita, chiama, implora e poi se ne va, questo sempre nei racconti di Lotte. Tanto sa bene che il suo trionfo è già completo e nella notte fra il 22 e il 23 dicembre prosegue la lettera cominciata il giorno prima, dichiara che vuole morire e poi sapendo che non spedirà la lettera, che quindi sarà ritrovata e letta dalle autorità e il padre di Lotte è il sindaco di Valheim, e quindi se lo legge il padre di Lotte evidentemente il suo contenuto non potrà restare celato a Albert, oltre che alla stessa Lotte. Scrive in tono di esaltata commozione, del tutto finto, come abbiamo visto, e visto la fine che farà la lettera e lo scopo per cui evidentemente è stata scritta, testualmente quello che è accaduto. Oh, perdonami, perdonami. Ieri, tanto per far sapere a Albert che, con dovizia di dettagli, che mentre lui andava, veniva allontanato con l'inganno e andava dal suo debitore, i due si sono visti. Avrebbe dovuto essere l'ultimo istante della mia vita, angelo mio. Per la prima volta senza alcun dubbio, mi ha attraversato fin nel più profondo del cuore il calore di un senso di beatitudine. Lei mi ama, mi ama. Sulle mie labbra brucia ancora il sacro fuoco che veniva dalle tue labbra. Tu te immagini Albert che apre e dice, oh, caspita, bellissimo. Ah, lo sapevo che tu mi amavi, lo sapevo fin da quei primi sguardi pieni di sentimento, sin dalla prima volta in cui ci siamo stretti la mano. Ti ricordi ancora dei fiori che mi mandasti quando in quell'insopportabile ricevimento non potesti dirmi una sola parola né darmi la mano? Quindi sta dicendo, quel cornuto là non se ne andava più e tu mi hai mandato i fiori. T'ho baciato, ci siamo stretti, so che mi ami e tutto questo. Nella lettera del suicidio, voi capite che è grottesco o non è grottesco? È perfettamente pianificato. Che
Capite però sicuramente che la leggenda del Werther melancolico, a parte che la melancolia c'è una storia a sé in Germania, tutti gli uomini sono melancolici perché sono sotto la tirannia del demonio e quindi non possono essere melancolici, ma è inutile andare a scomodare queste finezze. Tutta questa storia è una leggenda perché tutto è perfettamente calcolato, tanto è perfettamente calcolato che c'è il famoso episodio delle pistole, no? Tra le altre cose che scrive è meraviglioso. Sempre nella lettera dice: e cosa importa che Albert sia tuo marito? Marito, perché mai per il mondo, per questo mondo, dovrebbe essere peccato che io ti ami, che io desideri strapparti dalle sue braccia e prenderti tra le mie? Notate la contraddizione fra le due testimonianze. Werther la racconta così, Lotte dice: no, io l'ho respinto e poi me ne sono andato in una stanza. C'è qualcosa che non quadra, perché le due testimonianze non corrispondono. Poi, ancora meglio. Diciamo, Werther ha già dato quasi scacco matto a Albert. Certamente quando la lettera verrà ritrovata alla vigilia di Natale, la strada che conduce Lotte da Albert sarà sbarrata per sempre, perché Albert, diciamo, non ne vorrà sapere di lei, a meno che Albert non sia un santo disposto a perdonare qualsiasi sotterfugio, qualsiasi inganno, qualsiasi infedeltà. Quindi Werther l'ha già inquadrato come un borghesuccio, quindi è sicuro che non è un santo, ma a scanso di equivoci fa una cosa che, come dire, cioè è fantastica. Si fa prestare le pistole da Albert, così Albert diventa complice del suo suicidio, no? Quindi se per caso Albert volesse ancora Lotte, Lotte non potrà volere colui che, più o meno volendo o non volendo, ha dato a Werther le armi per suicidarsi. Fantastico. Ma ha fatto tutto Werther, eh? Il pazzo, melancolico, innamorato, passionale Werther. Quindi si fa dare le pistole, dice che ne ha bisogno per fare un viaggio, e a questo punto noi capiamo che tutta quella storia del viaggio che ha scritto a Wilhelm, che ha detto al servitore, eccetera, eccetera, serviva per farsi dare le pistole, quindi andare sul sicuro anche su questa cosa qua. Cioè un calcolo veramente che Valmont è un bambino al confronto, a parte che è anche un fesso, perché lui mica si spara, si innamora. Per cui. Ma rendendolo complice del suo suicidio, è chiaro che Lotte non potrà mai perdonare questa storia. Fine della partita. Finisco qui, anche se ci sarebbero ancora alcuni gustosi dettagli del piano di Werther da delibare, che si incastrano tutti perfettamente in quello che più o meno vi ho riassunto. Infine, come si sa, la notte fra il 23 e il 24 Werther si spara, e siccome non esiste un romanzo sentimentale in cui il perfido ordinatore di piani ne esce trionfalmente, se non altro si spara male, cioè non si ammazza, e quindi resta agonizzante e sfigurato perché il colpo gli ha tolto un occhio e fatto partire mezzo cervello, c'è scritto così, resta agonizzante per 12 ore. Ma il bello è che tutto questo, nonostante che sia ridotto così male, il padre di Lotte e i fratelli restano commossi e in lacrime accanto al suo letto, quindi fa la vittima accarezzandolo e baciandolo. Addirittura il fratello più grande, si dice, non gli si staccò dalla bocca finché non spirò. Chissà poi se nel frattempo la lettera è stata trovata. Fatto sta che Albert non si reca al funerale, dice il romanzo, perché non se la sentiva, proprio dice proprio così, non se la sentiva, e insomma la vita di Lotte invece, come sapete, resta sospesa alla fine del racconto. Adesso, visto il luogo in cui siamo, l'ho fatto, spero, divertire, io mi diverto sempre tanto quando faccio questa cosa, con gli studenti, la prima volta che la metto per iscritto, perché un po' mi vergogno, però prima di tirare qualche conclusione, visto il luogo in cui siamo, sarebbe il caso di tirare qualche conclusione che non presumo di definire filosofica, e però mi sembra obbligata. Allora, la domanda a cui mi sembra più necessario rispondere è anche la più ovvia, sempre che vi siate convinti che io non ho raccontato soltanto stupidaggini, e cioè: che cosa sta a indicare questa letterarizzazione dell'esistenza in un contesto francamente ancora illuministico, sentimentale e almeno idealmente ribelle e sturmaiano? Risponderei usando un termine anacronistico, che il tentativo di dare forma letteraria alla vita è il primo esperimento concepito, direi più che consapevolmente, programmaticamente dalla cultura illuministica di opporsi alla Geworfenheit, e in termini meno attualizzanti rappresenta il progetto di contrastare la casualità delle condizioni di esistenza con la causalità di un progetto estetico-esistenziale,
che può diventare anche poetico, sociale, politico, filosofico, come vuole la cultura geniale del suo tempo. La letteratura offre modelli di vita a cui non si deve far altro che attingere per costruire una maschera, ovvero un'immagine dell'io più solida di qualsiasi realtà. Questo è precisamente quello che fa Werther e di sicuro non lo fa per primo. La storia dell'Empfindsamkeit è costellata di progetti di esistenza letteraria, di socievolezze anacreontiche, di amori idilliaci, eccetera. Tutti progetti di esistenza letteraria che a loro volta, proprio come in Werther, combinandosi fra loro o con altro, per esempio gli impulsi stürmeriani, danno luogo a nuovi e diversi modelli di vita che altri imiteranno, per esempio i seguaci della moda werteriana, per non dire i suoi suicidi. I suoi imitatori suicidi. Quindi, contro la fandonia sturmeriana del genio originale che crea opere a imitazione della natura, Goethe ha rivelato il contenuto artificioso, letterario delle fantasie geniali della sua epoca. E da queste fantasie che cosa deriva? Deriva Werther, cioè sicuramente, come ho detto all'inizio, un personaggio assolutamente inafferrabile dal punto di vista psicologico, falso. Un eroe che coincide soltanto con i suoi piani, perché le sue emozioni, i suoi sentimenti, le sue passioni, per quanto profonde si sforzino di apparire, sono tutte di carta, tutte apprese, lette in qualche romanzo, in qualche opera di poesia. Il sentimentalismo, sembra suggerire Goethe, crea mostri. E se uno dei pochissimi romanzi che la creatura del Frankenstein di Mary Shelley, sono tre i romanzi, legge, vedendovi rispecchiata la sua tristissima esistenza, è proprio Werther. Sarà forse per una qualche affinità più profonda, parlavamo di mostri nel titolo, no? Perché Werther è proprio il primo di quei mostri creati dal tardo illuminismo, nei quali l'ordine artificiale della ragione pianificatrice prova a elevarsi al di sopra del caso, del destino, della vita, ma anche del sentimento, della morale, della fede, insomma del più generico sentimento di umanità, quello che il Settecento comincia a definire con il termine humanitate. E quindi cerca di arrivarsi al di sopra di tutto questo, la ragione, con la pretesa di essere lei e soltanto lei a stabilire le leggi e l'ordine dell'esistenza. Werther è insomma il fratello maggiore di un bel tomo iperintelligente, anaffettivo, sociopatico e anche lui suicida come Franz Moor nei Masnadieri, oppure se volete Don Giovanni, appunto i famosi Valmont e Merteuil delle Liaison Dangereuse, eccetera. Naturalmente, Werther, direi, è l'orgoglio della famiglia che comprende i corruttori mai abbastanza cattivi che popolano i romanzi di Richardson e dei suoi successori. Al fondo di tutto questo sta sempre l'idea che è poi quella da cui nasce la grande letteratura tedesca a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, che la ragione lasciata libera di agire e di negare qualsiasi realtà o istanza che la compensi o la contrasti, può generare solamente fenomeni mostruosi. E da questo punto di vista non c'è dubbio che Werther, il sentimentalissimo e magari illuso, ma nobile Werther, in cui hanno creduto generazioni di lettori, non è altro che un prodotto della stessa palestra da cui nasceranno tutti i libertini del fine secolo. Grazie. Bene, ringraziamo Luca Crescenzi per questa relazione anche molto piacevole che ribattezzerei con le astuzie del giovane Werther, perché effettivamente Di dolore, insomma di dolori pare che ce ne siano di meno del previsto. E naturalmente io adesso cederei la parola a chiunque di voi voglia intervenire, fare ovviamente. Possiamo avviare ora il dibattito, poi facciamo una piccola pausa, sentiamo la seconda relazione e io nella fase poi conclusiva lascerei di nuovo spazio ai due relatori per rispondere, però magari a caldo c'è qualche altro c'è qualche intervento. No, io volevo solo dire se posso, che questo gioco di maschere che fa Werther lo fa anche Lotte, o meglio, lo fa Lotte. Della descrizione che Werther dà a Biedermann riguardo ai libri, cioè le letture di Lotte, lei dice per esempio che quando era giovane leggeva Richardson e
E invece adesso che deve essere una donna che risponde al canone borghese, legge questo Riccardo di questo. Che è un romanzo di una noia mortale, ve lo posso garantire. E quindi no, volevo solo così, questo gioco con i libri, con le letture che fa Werther, lo fa anche Lotte o comunque lo fa credere, come dici tu, Werther a Wilhelm che Lotte lo fa, perché poi c'è anche questa mediazione. Adesso io su Lotte non mi sono espresso più chiaramente ancora, però insomma siamo in epoca di political correctness e non si può andare... più pesante di tanto, però certamente diciamo non è uno stinco di santo manco lei. Quindi abbiamo da una parte il sentimentalone, dall'altra parte l'eroina della pudicizia e della virtù. Beh, insomma. E poi lei appare la prima volta in acqua, il riferimento è andato, ma tanto è la novella di Beh, vabbè, certo. E quindi chiaramente c'è questa enciclopedia di maschere, se vogliamo fare maschere, devo usare questa parola, insomma. Forse non ricordo male, Lotte regala per un compleanno a Werther un inascabile, forse a seconda, cioè bisogna dare dei segnali. In realtà danno tutti dei segnali, come facciamo tutti nella vita, cioè, perché poi alla fine è un romanzo molto realistico. Il realismo di questo romanzo nasce dal fatto che nella realtà, diciamo, per scrutare il cuore di un altro essere umano, oltre che inutile, rischia di essere pericoloso e certamente ingannevole. Quindi tanto vale vedere che maschera indossa. Le maschere che indossa Werther sono abbastanza chiare, abbastanza perscrutabili, giustamente analizzate da tutti. È l'illusione di leggere nel suo cuore, secondo me, che è pericolosa per la lettura del romanzo. E purtroppo la stragrande maggior parte della letteratura su questo romanzo fa esattamente questo. Benissimo, cioè io penso che l'introduzione di Baglioni al Werther è purtroppo inedito, ma spero che l'Istituto di Studi Germanici si prenda i diritti e lo ripubblichi. Tanto stiamo ripubblicando tutte le lezioni di Baglioni, è un capolavoro, cioè dal punto di vista proprio del saggio, ma sia quello di Mittner del 50 si legge ancora con una piacevolezza, sia quello di Baglioni, sono capolavori, ma capolavori. Cioè magari se ne scrivono un saggio di questo. Ecco, vorrei farmi letterariamente guidare nella mia vita per Baglioni, però purtroppo. Allora, se non ci sono ancora domande, io volevo chiederti delle cose, perché ho trovato trovato molte sollecitazioni in quello che tu dici, e tra l'altro appunto questa relazione tra la vita e la forma, no? Per cui fare un romanzo o mettere la vita in forma di romanzo e fare una forma. E ti volevo chiedere, diciamo, tra fine Settecento, appunto Moritz, eccetera, c'è tutta questa tradizione delle Lebensgeschichten che si presenta come genere letterario, una storia di vita, e ti volevo chiedere se non ci sia, appunto, tu dici non è un romanzo interpretabile psicologicamente, intanto come lo racconti un thriller psicologico, perché c'è tutta invece diciamo la costruzione sotto quest'altro aspetto, no? È tutta un'architettura. Tu dici non è pazzo, però a me viene in mente il caso, quello di Freud, no? del giudice pazzo che costruisce tutto, per cui c'è invece la sensazione che dietro questo personaggio ci sia una grande intenzione di descrivere proprio l'astuzia della ragione, scusate, probabilmente c'è una deviazione della lettura di parte, e però arrivo più alla domanda ora. Mi sembra che ci sia appunto l'astuzia della ragione, nel senso che mi sembra che ci sia un'unità teleologica nella descrizione del Werther che abbia come obiettivo di mettere in forma la vita e dare un senso a quella forma. Cioè mi sembra che l'individuo come unità teleologica, no, venga a incarnarsi, almeno come lo leggi tu, questa era la suggestione che mi dava, ti vorrei chiedere qualcosa. Sì, sì, no, ma condivido tutto, non lo chiamerei, diciamo, fare la psicologia di Werther, nel senso che noi possiamo valutare i suoi atti. Quello che ho cercato di ricostruire è il modo in cui lui dà un'unità teleologica alla sua figura, ma anche quello è qualcosa di pianificato. E come dire, separerei l'elemento razionale pianificatore dall'elemento psicologico, se vogliamo chiamare
tale il livello delle emozioni, dei sentimenti, delle passioni, eccetera, cioè quello che a suo tempo, nel Settecento, veniva considerato l'autentico elemento psicologico, antropologia empirica e quant'altro. Ma anche dal nostro punto di vista, cioè in qualsiasi epoca tu cerchi di attualizzare questa psicologia, ma Jung lo fa benissimo, lo prende per un narciso, lo tratta da melancolico, gli dà dell'edonista. Ma dove? Cioè lui fa soltanto ciò che torna utile all'unità teleologica della sua maschera. Cioè, quindi non scendiamo mai al di sotto delle apparenze. E io trovo che questo sia straordinariamente moderno. Cioè, anche di Lord Jim di Conrad, tu non scendi mai al di sotto di quello che puoi ricostruire dai documenti. Poi ti puoi fare tutte le idee del mondo. E anche questo è geniale. Cioè, in fondo, la ragione ti dà a bere qualsiasi cosa e tu puoi immaginarti qualsiasi cosa dietro quegli atti, però in realtà ti dà sempre e soltanto la forma di se stesso. E in questo senso sicuramente il romanzo ha forma, è dare una forma alla vita e quindi, diciamo, nel senso appunto cassireviano della dialettica tra libertà e forma, dare una forma plausibile alla libertà, ma non una forma vincolante e nemmeno una forma autentica. È questo. Solo un'idea. Questa sua descrizione mi sembra un po' simile alla descrizione che faceva Madame Bovary, per cui per il modello, diciamo, letterario che crede Madame Bovary, da lì arrivano, diciamo, tutte le sue disgrazie, non si può cambiare il suo, perché appunto perde, nel suo senso, si comporta in un modo che deve appunto essere adeguato al modello, un po' come appunto nel suo girato fa Madame Bovary. Sì, con sempre con questa, veramente la distinzione Baglioni che terrei ferma, che ho sentito io quando faceva lezione e che ho sempre trovato illuminante, con la differenza che lì nel Werther stiamo rompendo il triangolo filadelfico e quelle belle cose fa. In Madame Bovary c'è lo schema del romanzo borghese ottocentesco con la moglie, l'amante e il cornuto. Faceva proprio il gesto così Baglioni, che era anche simpatico. Quindi è, come dire, è il tipo di rappresentazione di sé, lo sfondo su cui tu proietti quella rappresentazione di te che è diverso. Perché nell'un caso tu non hai il problema di giustificarti in relazione a una violazione della morale, cioè il problema è giustificarti in relazione al Padre Eterno. Quindi praticamente di fronte a nulla. Questa è la cosa blasfema di Werther, capito? Cioè non solo viola tutti i codici del culto. Badate bene, ma in campagna, perché il pietismo era diffuso nella borghesia di campagna, cioè nella famiglia di Lotte. Quindi lui arriva lì e disfa tutto quello che può disfare. Ma in realtà ce l'ha col Padre Eterno. Cioè, se lui potesse, come gli eroi di Kleist, che non a caso, secondo me, nel Michael Kohlhaas, prende moltissimo dal Werther, rilanciare all'infinito e al di là della propria morte la sua sfida fino all'inferno, a Albert poi sostanzialmente, lo farebbe tranquillamente. Cioè il suo obiettivo è ben superiore a quello che, diciamo, dietro le righe del suo atteggiamento stromediano si legge. Lui attacca il Padre Eterno, ce l'ha con Dio. Se potessi fare una domanda, non so se mi sentite, sì, la provo anche a far vedere me stesso, ma non sto riuscendo, forse sì, ecco. No, dunque, io molto colpito naturalmente dalla presentazione del professor Crescenzi, mi domandavo, dato che lei ha citato i masnadieri, se per caso rivenisse un'analogia tra questa interpretazione, la sua interpretazione del Werther e le lettere sul Don Carlos di Schiller, che di cui naturalmente io ho letto il suo articolo a riguardo, quindi parzialmente so la risposta, ma volevo, diciamo, sollecitarla a approfondire questa analogia tra l'ideale e l'idealità della ragione, pensando naturalmente al Marchese di Posa, e i sotterranei impulsi più profondi e nascosti a cui questa idealità spesso è legata. Me la posso cavare facilmente dicendo, ma che sei cosa, un altro buono quello, perché diciamo è veramente Schiller, sapete, no? Scrive Don Carlos, tutto il pubblico impazzisce per Posa e Schiller
perversamente, cosa dice il regista? Dice: per Carlos mi devi trovare l'attore giovane più bello e più seducente che c'ha, ma per posa mi devi mettere lì il George Clooney del Settecento, mi devi mettere uno che proprio, di cui ti innamori, perché la gente deve perdere la testa per posa, no? Devi perdere la testa perché non devi vedere quello che lui svela soltanto nella lettera di Don Carlos, cioè che è un personaggio completamente costruito, tutto falso, no? Questo è quello a cui faceva riferimento. E l'idea, sì, è sempre la stessa, anche perché sapete che Werther, cioè Schiller legge il Werther e decide di scrivere i Masnadieri, dopo i Masnadieri scrive un altro paio di cose dove non mancano i filibustieri, e infine scrive Don Carlos dove, cioè, i filibustieri sono tutti dei filibustieri, meno Don Carlos stesso. No? Perché? Perché lo schema è sempre identico, cioè esattamente come Franz Moore diciamo deve finché gliela fa, perché a Franz Moore adesso sì, non si possa, insomma, non gli regge la pompa, alla fine si deve convertire, ecco, arriva il prete e lui si ammazza, ma non si ammazza perché è come Werther, disposto a giocarsi tutto di se stesso pur di mandare avanti il suo piano. Si ammazza perché semplicemente viene la paura dell'altro mondo, dei suoi peccati, e non sa come fuggire, si fugge così. Posa naturalmente è un caso molto diverso, però diciamo è il caso di un pianificatore, anche lui, un pianificatore però a cui va tutto male, tant'è vero che ci ne mette le penne, e non per sua volontà, ma semplicemente perché ha sbagliato il calcolo. Werther non sbaglia niente. Fra i diabolici di quell'epoca è l'unico che non sbaglia niente. Solo il colpo con cui si deve ammazzare, ma è una faccenda di 12 ore e poi lo risolve, e poi dopo ancora lo venerano, dicono ma che bravo, che buono, lo baciano, lo accarezzano, lo coccolano. È veramente l'unico cattivo che arriva alla fine del suo piano. L'idea però è sempre la stessa, è vero, cioè l'idea è quella, se volete chiamarla così, è la dialettica dell'illuminismo, cioè la ragione lasciata libera di agire per se stessa inevitabilmente crea il mito di se stessa, e creando il mito di se stessa ricade nelle stesse perversioni della non ragione, della sragione, e conseguentemente con gli stessi eccessi. Schiller diceva: se cade l'uomo illuminato, se cade il barbaro, vabbè, fa dei danni, ma se cade l'uomo illuminato, cade da molto più in alto e fa danni ben maggiori. Quindi è chiaro che il grande problema di questa cultura è lì. Lo dico ai filosofi qui, Kant è quasi arretrato, eh? Quando scrive che cos'è l'illuminismo, c'era appena stata la Preisfrage, in cui 23 partecipanti alla Preisfrage su 34 hanno detto: ma sì, se dobbiamo un po' ingannare la gente, che male c'è? Quindi, diciamo, l'illuminismo puro era già stato superato. E la letteratura tedesca si pone il problema di cosa c'è al di là. Al di là c'è una ragione abbandonata a se stessa, cioè la cosa tragica del tardo illuminismo non è questa dialettica della ragione, eccetera, eccetera. La cosa tragica è che la ragione abbandonata a se stessa crea soltanto spaventosi mostri. E quei mostri, appunto lì, Mary Shelley, quella se l'ha inventata bene, perché quello è un mostro della tecnica, cioè il mostro più razionale che ti potevi inventare. Perché? Perché la ragione quello fa, persegue soltanto dei fini senza avere più la direzione, e lì casomai la teleologia del Dio va proprio in una direzione antiteleologica, cioè è una ragione senza finalità, e senza finalità può distruggere all'infinito. Perché per esempio, cioè, i Masnadieri finiscono in maniera stupida, perché no, finiscono benissimo, però diciamo la morte di Franz Moor è deludente, cioè uno così cattivo, terribile, che rinchiude il padre senza farlo mangiare, appunto, e quello si morde un braccio, e poi alla fine sbraga col prete, insomma, veramente deludente. No, non so se... la ringrazio per la risposta, e a questo punto se mi è concesso un ulteriore appendice, dal momento che è lei a presentare, le chiedo: Thomas Mann, da grande interprete sia di Goethe che di Schiller, aveva compreso questo? Ma sì, ma c'ha tutt'altri problemi però, cioè all'epoca in cui Thomas Mann scrive, il problema è che con la ragione puoi giustificare qualsiasi cosa, e quindi tu puoi rappresentare qualsiasi posizione alla pari, cioè lo dice nelle considerazioni in politico, no? In fondo
l'artista non deve prendere partito, deve solo rappresentare, e rappresenta le idee di altri. Queste idee sono le più disparate, perché la ragione può fare quello che vuole, può pensare quello che vuole. E certo che lo prende da Goethe, guardi come tratta Goethe nella Lotte, cioè in un momento è così, in un momento è cos'ha, e poi l'ironia, però vabbè, diciamo lì i problemi sono veramente molto diversi, perché mentre questo della ragione abbandonata a se stessa per Schiller e Goethe è un problema urgente, sentito, per Thomas Mann è un problema che ormai puoi trattare con l'ironia, perché i problemi sono ben più grandi. Cioè c'è Hitler mentre scrive la Lotta a Weimar, e lui sta lontano assai. La ringrazio. Grazie a lei. Allora, se non ci sono adesso domande urgenti, ringrazierei ancora il professor Crescenzi. Allora, io propongo, sono le 16:50, propongo veramente 5 minuti se qualcuno deve allontanarsi un istante, e poi riprendiamo con la professoressa Polletti. Direi che possiamo riprendere con la seconda relatrice, e anche in questo caso sono molto felice che lei abbia accolto il nostro invito. La seconda relatrice è Elena Polledri, che è professoressa associata di letteratura tedesca all'Università degli Studi di Udine, si è formata all'Università Cattolica di Milano e si è dottorata in cotutela con l'Università di Costanza, dove è stata anche borsista Humboldt. È membro del direttivo della Hölderlin Gesellschaft, portavoce della sezione italiana e codirettrice della rivista Studia Hölderliniana. Nel 2017 è stata insignita del prestigioso premio Mittner in letteratura tedesca, e come abbiamo potuto già vedere dagli interventi che ha fatto in questa giornata, è un'esperta del Settecento, dell'età di Goethe, della Früh Romantik, dell'estetica e la poetica, mi sono spaventata, dello Jahrhund, fantasmi che abitavano il computer, e però si è spinta oltre anche verso la letteratura interculturale contemporanea. Mi limito a citare i suoi più importanti lavori monografici, tra cui Die Aufgabe des Übersetzers in der Goethezeit del 2010, poi Immer besteht ein Maß del 2002 e Friedrich Hölderlin im Liebliche Bläue, l'inno della torre, summa di un'esistenza. Ovviamente infinito il numero degli articoli che ha prodotto, e quindi per questo vi rimando naturalmente alla sua pagina personale. L'intervento di Elena Polledri di oggi pomeriggio porta il titolo L'organizzazione dell'anorgico, Lambert, Herder, Schelling, Hölderlin. Quindi le cedo volentieri la parola. Grazie di questo invito, che mi fa molto piacere, perché è anche la prima volta che sono a Napoli all'istituto, quindi sono particolarmente contenta. E poi la discussione, il seminario di stamattina per me è stato comunque davvero molto piacevole, anche poter ascoltare voi e scambiare anche da un altro punto di vista quanto ci siamo detti, quindi davvero sono un arricchimento, sono molto felice di essere qui. Abbiamo parlato di Werther, adesso ritorniamo invece su un tema che è abbastanza ostico. Prima di iniziare la mia relazione vorrei dire che stamattina abbiamo puntato veramente l'attenzione soprattutto in Goethe sull'elemento organico. C'è stato un accenno all'informe, ad das ungeheure, però diciamo lo abbiamo sempre sfiorato, ma mai, credo, trattato. E quindi la sfida un po' della mia relazione invece è quello di vedere il ruolo che questo anorganico, aorgico, inorganico ha soprattutto nella seconda metà del Settecento, e cogliere invece la distinzione rispetto a quello che sarà la posizione di Goethe.
che andrà oltre e riserverà un ruolo all'analogico, aorgico, inorganico piuttosto differente. Quindi parto da Goethe, arrivo a Goethe, ma poi gli autori che toccherò saranno autori settecenteschi e testi settecenteschi, da Lambert, appunto, Herder, Schelling, e poi un focus che ovviamente non poteva mancare su Hölderlin. Avete le citazioni e una parte dell'intervento, quindi non leggerò tutte le citazioni, ma le commenterò, poi avrete modo comunque di approfondirle, leggerle con calma in italiano o in tedesco. Leggo in italiano perché non sono sicura che tutti conoscono il tedesco, quindi ho tradotto. Già da molto tempo si usano le parole organisch, organism, organisation, organismus in maniera del tutto corretta. Per negare questi concetti, invece, si è insinuata una parola composta in modo scorretto che esprime tutt'altro. Il contrario di organico può essere solo un organisch, inorganico. Oppure, se anche la particella negativa deve essere di origine greca, anorganisch, anorganico. Anorgich significherebbe invece, in quanto formato da, anorgos, solo zornlos, privo di rabbia, letteralmente. La sillaba an, sebbene non sia la sillaba radice, è responsabile in tedesco, come in greco, della differenza tra parole con la stessa sillaba principale, orgo, organisch, no? O orgisch, senza. Non è Anna, ma quello che è centrale è l'anno centrale, se no non si capisce il discorso. E per questo motivo non può essere soppressa. La brevità della parola non consiglia di farlo se genera ambiguità. Inoltre abbiamo derivato dal greco anche la parola orgien, orgisch. Allora, anorgisch oppure un orgisch dovrebbero essere usati entrambi anche per la negazione di questo concetto. In questo breve testo del 1855, pubblicata nella Allgemeine Literaturzeitung, Goethe prende di mira il concetto schellinghiano di anorgisch, anorgico, utilizzato dall'allievo di Schelling, Erich Steffens. La premura di Goethe sembra essere quella di affermare la insuperabilità dei confini tra l'organico e l'inorganico, e quindi di sottolineare una opposizione assoluta tra i due concetti. Anorganico, quindi, è da intendersi per Goethe come tutto quanto non è organico. Schelling, invece, aveva ipotizzato una reciprocità, oggi abbiamo parlato di Wechselwirkung, una reciprocità tra organico e anorgico e una complementarietà che Goethe non condivide e non può condividere, poi spiegherò perché. Nello Adelung e nel Grimm, che come sapete sono i due dizionari storici di riferimento, gli aggettivi anorganisch e unorganisch vengono definiti proprio come vuole Goethe, solo in una opposizione all'altro, cioè si dice anorganico è non organico, unorganico è non organico, basta, non si dice nient'altro di quello che sia. Il desiderio di rimarcare questa opposizione tra natura viva e materia morta sembra prioritario per Goethe, soprattutto, come abbiamo visto stamattina, alla luce degli studi scientifici e sulla metamorfosi delle piante. Lo scrittore sembra volere superare in questa convinzione una concezione che è tipica del Settecento, diversamente da quella sua, che è già ottocentesca, che considerava l'organico sempre e comunque in stretta relazione col mondo inorganico. A partire dalla metà del secolo, la suddivisione della natura in regno minerale, vegetale e animale, alla cui apice ovviamente è posto l'uomo, aveva cominciato a essere messa in discussione. Non era più questa triade quella che valeva per il secondo Settecento.
All'organizzazione quindi della storia naturale in tre regni, cosa si sostituisce? La dicotomia tra lebendiges e nicht lebendiges, tra vivo e non vivo, organico e inorganico. Questa opposizione, tuttavia, non è subito netta come lo sarà per Goethe. Il regno della unbelebte Natur non fu considerata quindi da subito in netta posizione agli organismi viventi. A fine secolo, infatti, come dimostrerò, dominava una certa fluidità, un certo ibridismo, una certa transizione tra organico e inorganico. E una concezione per cui, e questo passo spero che capirete in modo centrale comunque per il discorso, una concezione per cui la vita ha bisogno del non vivente per giungere a se stessa. E la unbelebte Natur è quindi essenziale per la vita della natura. Se per Goethe quindi l'inorganico si oppone a ogni forma di organizzazione, adesso passerò, per Schelling, come per Hölderlin, l'anorgico Schelling, l'aorgico Hölderlin, era invece essenziale a ogni organismo e a ogni organizzazione. Di seguito quindi presento l'anorgico di Schelling nella sua relazione con l'organico e poi il rapporto tra organico e aorgico, così come formulato da Hölderlin nel Grundzum Empedocles, dove riflettendo sulla tragedia e riprendendo l'anorgico schellinghiano, Hölderlin traduce in termini, ritorniamo al discorso di stamattina, non solo antropologici, ma anche poetologici, il cosiddetto organismus discurs settecentesco. Tuttavia, prima mi devo soffermare su due idee, la systematologie di Lambert e la organisationstheorie di Herder. Teorie che sono da considerarsi veramente il fondamento delle due idee hölderliniana e schellinghiana, secondo cui l'anorgico aorgico non è negazione della vita, ma è condizione premessa di ogni organismo. Cioè, come si arriva a questo? Come Schelling e Hölderlin arrivano a questo? Arrivano a questo secondo certe premesse che sono Lambert, ma poi soprattutto Herder, che riprende Lambert. Quindi per la prima mi soffermo su questo e poi. Il filosofo, fisico e matematico Johann Heinrich Lambert aveva pubblicato nel 1760 una fotometria Seode mensura et gradibus luminis colorum et umbre. E leggere i titoli del Settecento è sempre in tedesco e in latino, così, eine Zumutung, come si dice, che Goethe possedeva nella sua biblioteca. Poi nel 1761 le cosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues, quindi nel 1771 era uscita a riga la sua opera più imponente, la Anlage zur Architektonik oder Theorie des Einfaches und des Ersten der Philosophische und Mathematische Erkenntnis, testo fondamentale per Kant come per Hölderlin. Lambert conosceva bene Kant, con cui intrattenne tra l'altro uno scambio epistolare. L'opera che ebbe maggiore risonanza fu però il suo Neues Organon, tralasciando, non leggo tutto, leggo solo perché altrimenti mi passa la relazione, fondamento del 64, fondamento di un altro testo, la Systematologie dell'87, che esercitò una grande influenza sulla teoria dell'organizzazione di Johann Gottfried Herder, nonché sullo stesso Kant. Lambert è uno dei capostipiti appunto dell'organismus discurs settecentesco. Con questo termine si definisce il discorso attorno agli organismi e ai processi che presiedono a ogni organizzazione degli stessi. La Systemtheorie, termine utilizzato oggi, in senso interdisciplinare, per definire una serie di approcci che vanno dalla biologia, alla sociologia, passando per l'economia, non è una novità così dei nostri giorni, ma fu anche nel Settecento tedesco marcatamente interdisciplinare, comprendendo riflessioni che appunto dalla biologia, dalle scienze naturali, giungono alla letteratura e appunto alla poetica.
Il filosofo, io dico filosofo, ma insomma possiamo chiamarlo come, considerava ogni sistema ein zweckmäßig zusammengesetztes Ganzes, un intero composto da parti funzionali, in cui tutti gli elementi sono caratterizzati da una determinata Zweckmäßigkeit, vale a dire da uno scopo preciso all'interno di un sistema. Ed è proprio Herder, lo vedete nella citazione, a fornirci una definizione proprio della sistematologia di Lambert. Adesso per questione di tempo non lo leggo, l'ho accennata però. I sistemi sono quindi per Lambert grandezze dinamiche che si caratterizzano per la perfezione, vale a dire la completezza, ma dinamiche, stamattina abbiamo parlato tanto di movimento, e la completezza di tutte le loro parti. Essa viene definita, questa perfezione, Lambert la definisce maximum Zustand, vale a dire una condizione di un perfetto equilibrio tra le forze, ritorniamo a quello che abbiamo detto stamattina, che lo costituiscono e che mira sempre, nel caso in cui venga disturbato questo equilibrio, a una compensazione della Störung. Per raggiungere, Herder parla di un gewisses Ebenmaß und Anordnung. Si può allora dimostrare, dice, che laddove vi debba essere uno stato di persistenza, debba accadere ciò che nella geometria superiore si definisce un maximum, e un minimum. Poiché le forze che possono cambiare qualcosa dello stato di persistenza devono non solo essere in equilibrio e di conseguenza lo squilibrio deve essere uguale a zero. Tra l'altro nessuno mai notato, ma rileggendo oggi, che questa è una citazione che ritroviamo proprio in Hölderlin. E nessuno l'ha mai vista, ma in realtà è evidente che Hölderlin si ispiri a questo testo, perché c'è esattamente la stessa citazione. Me ne sono accorta così rileggendo, però. Vabbè, capisco che l'entusiasmo è solo mio. Vabbè, perdonatemi. L'idea di maximum di Lambert viene posta da Herder, arriviamo a Herder, a fondamento della sua cosiddetta organizzationstheorie. Questa viene sviluppata in particolare nel quinto e nel quindicesimo libro delle idee zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, nello scritto Gott einige Gespräche, nel saggio Liebe und Selbstzeit, su cui per ragioni di tempo non mi posso soffermare. Rispetto a Lambert, Herder, interessato a definire e comprendere quel momento di disturbo, cioè in Herder c'è già un'attenzione per questo momento di disturbo molto maggiore rispetto a quanto ci sia negli scritti di Lambert, questa perdita di maximum, appunto di perdita di maximum all'interno di un'organizzazione e a riflettere sul ruolo della Störung. Nel terzo dialogo di Gott, Herder ricorre proprio al maximum per spiegare la sua concezione, questa è nota, della nemesi. Diversamente dalla tradizione, per Herder, come sapete, nemesi è figlia della giustizia e una bontà saggia. È la dea della misura, che ha come obiettivo appunto di ricompensare i buoni e di punire i cattivi, ristabilendo l'ordine del mondo. Da dea della vendetta diviene una figlia della giustizia. E così viene rappresentata perché è stata Villa Vigoni nella bella statua di Thorvaldsen che si trova a Villa Vigoni. Per Herder, in ogni punto della creazione è sempre presente Dio con la sua bontà. In quest'ottica, quindi, anche gli eventi smisurati, questo Das Ungeheuer di cui dicevamo stamattina, seguono le leggi della natura e sono comunque ad essa necessari. Nemesis è la guardiana severa, dice Herder, e la domatrice degli istinti, Göttin des Masses und des Einhalts. Nel quinto dialogo, adesso sì, allo schemino, ecco. Nel quinto dialogo di Gott, Herder individua le tre leggi sottese a ogni organizzazione della natura. Ogni organizzazione mira a conservarsi alla Beharrung, ma nella creazione sono attive forze contrapposte, forze centripete, per cui ogni elemento si unisce al simile e si contrappone a ciò che è diverso.
Secondo Ulrich Kayer, questa triade, come da tantissimi anni, da 20 anni, insomma, 10 o 30 forse, questa triade di ogni organizzazione riprenderebbe la triade neoplatonica. Giunta Dimone, Prodos e Pistrofè, giunta Herder attraverso la mediazione di Ficino. Cioè ogni organizzazione, compreso il divino, quindi ogni forma di vita, dalla più piccola fino alla divinità, sarebbe destinata a perdere questo momento di equilibrio, il suo cosiddetto Beharrungszustand, a uscire da sé, per poi ritornare a sé in modo perfezionato. Poi vabbè, Hegel lì ci nuoterà, insomma. Però. Nella concezione herderiana ogni equilibrio quindi è sempre labile, in quanto può essere messo in discussione dall'interno come dall'esterno. L'uscita da sé è la condizione quindi per una fase della vita superiore. Quanto dice in Gott lo ritroviamo anche nelle Ideen. Nelle Ideen Herder sottolinea come il mondo si fonda sulla misura e sulla proporzione. E persino le rivoluzioni, sapete, c'è questa storia dell'umanità in cui l'umanità attraverso i vari popoli arriva ad uno stadio sempre superiore, ma all'interno di ogni popolo comunque è raggiunto questo equilibrio in uno stadio inferiore. Poi oggi si parlava di Hochpflanze, ma in un certo senso in Herder c'è questa idea che poi ritorna prima. Così proporzionalmente in evoluzione. Persino le rivoluzioni quindi accadono, dice Herder, nach ewigen Gesetzen der Weisheit und Ordnung, e sono le condizioni per lo sviluppo dell'umanità. Quindi quanto è declino è in realtà un cambiamento di forme e figure, come sapete, aller Tod wird neues Leben, scrive, no? Ogni morte è una nuova vita. E tutte le trasformazioni sono Vervollkommungen, quindi perfezionamenti che fanno parte della natura. Il bruco si trasforma in farfalla, questa è la metafora, insomma, che tutti conosciamo. Stirb und werde, diceva stamattina proprio Luca. Nel 15° libro delle Ideen viene descritta l'evoluzione della umanità verso un maximum, il suo procedere verso l'ideale di humanitet. L'obiettivo quindi è di raggiungere questo höheres maximum, un maximum che sia sempre più alto, superiore, in ogni nazione, nei singoli individui e poi nell'umanità. E anche il male, tra virgolette, corrisponde a una necessità di questa evoluzione. Nel definire, arriviamo al concetto, il concetto di palingenesi, Herder sottolinea quindi come ogni evento della storia non è da intendersi come una rivoluzione senza intenzione, scopo e ordine, dice, ma come un'evoluzione nach Gesetzen geordneten Lauf der Dinge, dice. La legge della nascita, quindi, è crescita degli stati, anche quello che vale per la natura, vale anche, prima abbiamo detto scienze naturali, ma anche sociologia, vale anche, dice Herder, per gli stati. E quindi parla di un andamento silenzioso che risveglia forze assopite e scrive non rivoluzione, ma evoluzioni, quindi nicht revoluzione, insomma, evoluzione in der stille Gang dieser großen Mutter. Arriviamo a Schelling. La filosofia della natura di Schelling assegna un ruolo di primo piano all'analogico, intendendolo come ciò che è essenziale per ogni forma di vita organica. Schelling concepisce nel suo Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie del 98 l'analogico non in semplice opposizione all'organico. La natura è considerata nei termini di una, prima abbiamo detto Wechselwirkung stamattina, lui dice qua, Wechselbestimmung der organischen und anorganischen Natur. E l'organismo vivente si viene a costituire dalla dialettica tra organismi viventi e mondo inorganico. Schelling descrive il rapporto reciproco tra natura organica e inorganica sottolineando come le funzioni degli organismi si sviluppino dalla contrapposizione con l'anorgico. Allora, vedete, l'anorgico comincia ad avere un ruolo qui chiave perché l'organismo, diceva Satina, si muova, evolve, sia in movimento. Il filosofo non pone al centro della differenza tra materia organica e inorganica, ma la relazione tra esse.
e intende comprendere come ciò che è morto, che è materia morta, possa fungere da principio organico e riproduttivo della natura vivente. Non leggo il passo di Schwerte, è molto famoso, insomma lui c'è un testo questo antico, nel senso che è del 53, ma insomma comunque ancora valido per spiegare la nordico di Schelling. Quando quindi abbiamo osservato in Herder, sul piano della system theory, devo far capire perché Herder c'entra qualcosa, Schelling sembra applicarlo alla natura filosofia. In Herder ogni organizzazione è destinata a uscire da sé, a perdere il proprio equilibrio, ma questa perdita del Beharrungszustand è finalizzata alla ricostituzione, come abbiamo visto, di una nuova armonia e a un perfezionamento. La morte nella nemesi è condizione appunto per una nuova vita. Similmente, e non casualmente credo, nella visione dell'anorgico schellingiano, questo è considerato come un disturbo di un organismo proveniente dall'esterno a cui ci si deve opporre, a cui l'organismo si deve opporre per evolvere. In questo senso, organico e anorgico sono causa ed effetto reciprocamente. Per Schelling, nella Weltseele, il Bildungstrieb è concepito come una organizzazione di forze fisiche che sono soggette ad una Störung, ad un disturbo, ad opera di quello che lui chiama un Lebensprinzip, che è costituito da due fattori. Uno è positivo, il Naturprinzip, che è quello vivente di fatto, che si oppone ovviamente costantemente alla cristallizzazione della materia, e uno invece, dice Schelling, sempre nella Weltseele, che è negativo e è formato da forze chimiche. Tra l'altro poi, vabbè, andiamo poi al Novecento perché, cioè, vabbè, adesso mi tocco. La natura priva di vita viene quindi disturbata da un principio vitale che serve per rivitalizzarsi o per vitalizzarsi. D'altro canto, l'organismo è considerato da Schelling un sistema aperto, soggetto alla cosiddetta Erregbarkeit, l'eccitabilità. Soggetto quindi ad un disturbo dall'esterno. Proprio questa Störung è ciò che Schelling definisce anorgico. L'organismo è uguale a, prima abbiamo visto, uguale a zero, deve quindi opporsi per difendersi all'azione esterna meno a, nell'ottica di Wirkung e Gegenwirkung. Schelling cita Goethe e pone le metamorfosi, e qua ho lasciato un po' aperto il discorso per ragioni di tempo, quindi lo butto lì e poi Schelling cita Goethe e pone la metamorfosi delle piante, ad esempio, proprio del principio di irritabilità, di Erregbarkeit nella Weltseele. Leggo soltanto questo passo. Infatti, con l'ultimo livello, è il passo, sì, secondo l'ultimo, non quello intende, no, il primo, quello lì, lascia così. Infatti, con l'ultimo livello che la natura alla fine raggiunge nel frutto e nel seme, ugualmente con un'alternanza di espansione e contrazione, è già posto il fondamento di un nuovo individuo, nel quale la natura ripete da capo la sua opera. Faccio un po' fatica a leggere in italiano, nel senso che non mi ritrovo sul testo tedesco, però insomma. Per comprendere quanto Goethe, e qui cita proprio la metamorfosi delle piante, in realtà la cita nella Weltseele in altri due punti, però vabbè, ne ho preso uno, poi non ho avuto tempo. Per comprendere quanto Goethe fosse stato fondamentale per la sua Weltseele, basta ricordare la lettera che il filosofo gli scrive nel 1801, l'ho in tedesco perché mi sono accorta che mi ho tradotto, o traduco così a braccio, ma di Metamorphose der Pflanze nach ihrer Darstellung, scrive a Goethe, hat sich mir durchgängig als Grundschema alles organischen Entstehens bewährt und mir die innere Identität aller Organisationen unter sich und mit der Erde, welche ihr gemeinschaftlichen Stamm ist, schon jetzt sehr nahe gebracht. Credo che sia abbastanza facile da capire, insomma, sta dicendo che è stato fondamentale proprio per la sua concezione. Ma se Goethe si concentra sull'organico, Schelling, e con lui Hölderlin, è interessato all'anorgico e al ruolo che esso ha
per ciascun organismo. L'influenza dell'organizzazionsteoria herderiana sembra essere in questo senso stata determinante. Ora si potrà poi discutere, io adesso passo a Hölderlin, però poi possiamo discutere se il rapporto con Goethe, poi di Goethe, sia solo nei termini di una posizione. Io qua sono stata molto strematica e sono stata entweder oder, ma in realtà anche dal discorso che abbiamo fatto stamattina credo che non lo sia. Questa che non sia semplice una posizione. Io, diciamo, qua, anche per ragioni un po' didattiche, ho marcato veramente le differenze del discorso settecentesco rispetto a quello ottocentesco, gotiano, ma credo, insomma, non prepararmi prima delle critiche, insomma, che ci siano anche delle affinità. Arrivo all'ultimo punto, e a Hölderlin, alla orgico di Hölderlin. Nel 1799 Hölderlin scrive a Schelling una lettera in cui nomina esplicitamente l'aorgico, termine con cui chiaramente rimanda al anorgico schellingiano sopra descritto. Leggo solo il passo in grassetto, in italiano, perché la lettera poi in realtà lui scrive questa lettera perché vorrebbe che Schelling partecipasse al suo progetto di Luna, di questa rivista, che sarà un fallimento. Né Schelling né tutti gli altri, nessuno gli risponderà, proprio nessuno. Però vabbè, ci ha provato. E scrive alla fine: l'anima non può sussistere senza gli organi e gli organi non possono sussistere senza l'anima. E che gli uni e l'altra, se sono separati e quindi aorgicamente presenti, non possono che tendere ad organizzarsi. Nella sua riflessione si riferisce esplicitamente a Schelling e in particolare a von der Weltseele e ovviamente al Bildungstrieb. Aorgisch viene qui usato, proprio si vede perché lo dice, per indicare una separazione degli organi rispetto all'anima. Il poeta sottolinea però anche come questa separazione, dice e lo dice in una riga, questa è secondo me la genialità di Hölderlin, che in una riga riesce a dire tutto. Questo essere separati e quindi orgicamente presenti sia la condizione e la premessa per ogni organizzazione, che necessariamente seguirà a questa separazione. Qui abbiamo già la triade, abbiamo già detto quello che è quel movimento e il ruolo dell'elemento di disturbo, cioè dell'Sturm e dell'anorgico o aorgico. La lettera risale all'estate del 1799, quando Hölderlin interrompe il lavoro alla tragedia d'Ertrudis Empedocles per dedicarsi al progetto della rivista letteraria Iduna. Nella lettera propone a Schelling una collaborazione appunto che mai si realizzerà. Nell'autunno del 1799 il poeta riprende il lavoro e scrive un saggio con l'intenzione di confrontarsi nuovamente con la materia della tragedia e di rivedere i presupposti teorici. E questo discorso lo troverete un po' nel volume che ho curato per Lumpiani sulla morte di Empedocle, dove insomma riprendo tutti questi scritti teorici oltre alle cosiddette tre stesure della tragedia, il Gonsum Empedocles. In questo saggio ritornerà proprio sull'aorgico, in questo Gonsum Empedocles, a cui aveva accennato nella lettera a Schelling, che appunto dal punto di vista temporale sono insomma coeve, e ne definirà il rapporto con l'organico. Il vero e proprio Grund è preceduto da un breve saggio senza titolo in cui il poeta descrive la struttura dell'oggetto tragica, proprio per tornare al discorso che facevamo stamattina sull'importanza della poetica e della scienza anche per la poetica, richiamandosi alla poetica dell'alternanza dei toni elaborata negli scritti poetologici di Homburg. Hölderlin afferma che nella Ode tragica il divino può essere rappresentato e diventare accessibile agli uomini, questo divino, solo se rinnega se stesso e la propria armonia originaria. A questa riflessione sull'Ode tragica segue lo Allgemeiner Grund, il fondamento generale, in cui l'autore passa ad occuparsi dall'Ode tragica alla tragedia, quindi dalla lirica, dall'Ode tragica alla tragedia vera e propria, mettendo in evidenza le differenze fondamentali tra il genere tragico e l'ode. Il poeta tragico, dice,
non può esprimere proprio direttamente il vissuto emotivo, ma deve scegliere per esprimerlo una materia a lui estranea che rinneghi la sua interiorità. Cioè, solo traducendo questa emotività in vicende strane e personaggi lontani dall'esperienza, sarà in grado lo scrittore di rappresentare la sua interiorità più profonda. Questo principio di negazione viene poi delineato in modo molto preciso proprio nel fondamento dell'Empedocles, di cui avete una parte nell'endout, in cui Hölderlin appunto ricorre ai termini aorgico ed organico. In esso il poeta definisce quel divino, dice lui, che nella parte precedente aveva individuato come l'oggetto della rappresentazione tragica, cioè la rappresentazione tragica deve rappresentare il divino però non può essere rappresentato direttamente, questo lo dice anche nell'altro scritto che ho citato prima, cioè Über der Bedeutung der Tragödie, dove si dice deve essere uguale a zero, quindi ci vuole la negazione, per essere rappresentato dobbiamo ricorrere a una materia estranea. Per spiegare questo, che è un discorso poetologico, ricorre alla Wechselwirkung tra aorgico ed organico. Il divino viene definito qui das Leben, non a caso, la vita. Una vita però che appunto non è accessibile, dice nel fondamento direttamente, non può essere conosciuta, ma deve essere rinnegata, trasformarsi per conoscersi veramente. Hölderlin sottolinea come natura e arte debbano scontrarsi e nel dissidio perdere la propria identità e scambiarsi l'uno con l'altra. La natura quindi deve rendere l'arte aorgica e l'arte trasformare la natura in un essere organico. Dopo questo scontro, i due estremi che si sono scambiati potranno allora riunirsi e giungere nuovamente ad una piena armonia. Il prezzo però da pagare, dice nel saggio, per la costituzione e la rivelazione di questo perfetto equilibrio tra arte e natura sono dei dissidi radicali, estremi, dei contrasti e soprattutto, scrive qua, è la morte del singolo. Il raggiungimento della piena armonia, riassumo, può quindi realizzarsi solo passando attraverso una condizione di suprema disarmonia ed il tutto può svelarsi solo a prezzo della morte, appunto, del singolo. Qui Hölderlin, dobbiamo dimenticarlo però, che non fa solo un discorso scientifico o filosofico, ma sta parlando di Empedocle, del destino di Empedocle. L'unità degli opposti che si realizza per un istante nella sua persona quando Empedocle è osannato da tutti e si commette il nefas, la hybris, si sostituisce a Dio rinnegando gli dèi, è costretta a risolversi e a dissolversi. E quindi Empedocle è costretto a morire, perché se no sarebbe diventato come Napoleone, un dittatore, dice Hölderlin, perché solo in questo modo, appunto, solo rinnegandosi il divino, la suprema unità tra arte e natura, che per un istante egli incarna nella sua individualità, può diventare un patrimonio condiviso da tutto il popolo. Dice, io gli pongo la corona e dice alla fine, vi lascio la mia parola e al retro. Quindi lui, a lui serve per questo discorso parlare dell'aorgico e dell'aorgico e dell'organico, però chiaramente possiamo leggerlo con tutte le fonti che ho cercato in parte di delineare. Sono quasi alla fine, ho qualche minuto ancora, proprio cioè, due pagine. L'aorgico hölderliniano esiste quindi sempre in rapporto all'organico. Tutto il saggio è costruito su questa opposizione. Se il termine organico rimanda senza dubbio alla Organisationstheorie Herderiana, secondo cui ogni organismo si costruisce attorno a massimo, l'abbiamo detto mille volte, possiamo lasciar perdere, il termine aorgico appunto indica l'anorgico schellingiano, il momento dinamizzante dell'organismo che corrisponde però anche ad un ostacolo dell'organismo stesso. Anch'esso è però vita,
nel senso che impedisce l'irrigidimento dell'organismo, in questo senso è vita. Proprio come nella lettera a Schelling, Hölderlin identifica nel saggio quindi l'aortico come una separazione, una differenziazione dell'organismo, come l'istante in cui l'unità organica si differenzia. È anche l'istanza che precede però e rende possibile questa differenziazione. Quindi l'aorgico, dicono, si dice, corrisponde al secondo momento della triade neoplatonica definita da Herder nella sua organizzazionstheorie. Nella tragedia in particolare, l'aorgico corrisponde alla morte del singolo. È infatti la morte dell'eroe è la condizione affinché nel mondo possa nascere una nuova armonia. Ciò vale per l'Empedocle holderliniano, ma forse anche, ho paura a dirlo davanti a Luca Crescenzi, di fatto per molte tragedie schilleriane. Non è possibile adesso soffermarsi oltre, ma qui l'analogia, tra l'altro, Hölderlin legge anche Schiller, che sapete era il suo venerato maestro, come lo chiamava. Si tratta di un'idea, e qui mi concedete un passo, un ultimo passo indietro, comunque un excursus in altri due o tre testi, ho finito. Si tratta di un'idea che Hölderlin coltiva già dai tempi del romanzo Hyperion. Il protagonista affermerà infatti alla fine, wie das Fisse lieben, sind die Dissonanzen der Welt versöhnen, die smitten in Streit und alles getrennte findet sich wieder. Le dissonanze del mondo sono come il litigio degli innamorati, la riconciliazione nel mezzo della lite e tutto ciò che è diviso si ricongiunge. Nel romanzo Hölderlin aveva riflettuto però sulla Auflösung der Dissonanzen. Ora afferma che nello scontro con l'aorgico l'organico ritrova se stesso. Cioè, è evidente che alle metafore musicali, che sono dominanti nel romanzo, e lo sono anche negli scritti poetologici di Homburg, si sostituiscono, nel momento del lavoro alla morte di Empedocle, delle metafore che derivano invece dalla scienza, dalle scienze naturali. Nel Grundsum Empedocles Hölderlin usa anche i seguenti sinonimi di aorgico: das unbewusstere, è interessante, das weniger unterscheidende, das gedankenlosere, das unbildlichere, unorganisierte und desorganisierende. Questo Hölderlin. Per spiegare poi questa dinamica, volevo concludere con la poesia, che è il mio mestiere, non è la filosofia. Luca, potresti, ecco, qui e poi l'ultimo. Ecco. E per spiegare questa dinamica, nella Ode Natur und Kunst oder Saturn und Jupiter, Hölderlin ricorre al mito di Saturno e Giove, che rende rappresentanti rispettivamente della natura originaria organica, Saturno, e dell'arte organica Giove, con questa vexervia, con l'escambio, che purtroppo ora non abbiamo il tempo di leggere, ma ce l'avete nella bella traduzione di Luigi Reitani, se volete. La vexervia tra orgico e organico, descritto nel Grund, sembra ritrovarsi poi, appunto, nel procedimento poetico, passaggio da ancora una volta alla poetica. Negli scritti di Homburg, che molti a oggi considerano incomprensibili, senz'altro sono molto difficili, über den Unterschied der Dichtarte e il famoso über die Verfahrensweise des poetischen Geistes, ma anche in Das Werden im Vergehen, tutti i testi fondamentali come eco di quello che abbiamo ascoltato sicuramente, almeno mi pare, del Grundsum Empedocles. Il punto centrale del procedimento poetico, di ogni procedimento poetico, consiste per Hölderlin nella catastrofe, oddio, non solo per Hölderlin, c'era un Aristotele, per Maria Luna, comunque, del punto della contrapposizione e della riunificazione, scrive Hölderlin, in cui, dice, sono tutte citazioni, le tonalità armonicamente contrapposte si incontrano. L'aorgico è quindi per Hölderlin fondamento non solo di ogni organismo, e organizzazione, ma anche di ogni opera poetica. Lo potete leggere poi a casa, Luca, se sollevi un attimo, ecco, proprio il Wechsel der Töne in Über den Unterschied der Dichtarten,
la pagina successiva. Proprio si legge la traduzione poetologica del discorso che abbiamo visto. E qui nell'eccesso dello spirito dell'unione, nel suo tendere alla materialità, nel tendere del divisibile più infinito, più aorgico, in cui deve essere contenuto tutto ciò che è più organico. È interessante perché questo è l'unico punto degli scritti poetologici dove contemporaneamente Hölderlin ricorre alle metafore musicali e a quelle organiche scientifiche, per cui è molto utile per lo studioso perché può vedere come corrispondano queste metafore e come riesca, di fatto questa logica vale davvero per il procedimento poetico, così come per il destino di Empedocle, così come per la tragedia, così per come per i fenomeni naturali e per quelli umani e per quelli storici, perché Empedocle è comunque un dramma storico. Concludo. Alla luce dell'analisi delle riflessioni di Schelling e di Hölderlin sull'aorgico, sembra allora ancora più giustificata l'avversione di Goethe ricordata all'inizio della relazione. Il classico Goethe, ma qua è provocatorio, probabilmente non è così, non è solo così, il classico Goethe non poteva concedere troppo spazio al caos, all'elemento inorganico e disorganizzato che da Schelling a Hölderlin vengono posti invece a fondamento di ogni organizzazione, di ogni vita. Se è vero che il poeta si inoltrerà sempre più nell'anorgico, aorgico, nella sua opera tarda, negli inni, nei frammenti, nelle traduzioni delle tragedie di Sofocle, e che la vita organica sarà sempre più minacciata nella sua poesia o in questa mitizzazione della figura di Hölderlin anche nella sua vita, dal dilegare del fuoco aorgico e pervasa da questo drang ins ungebundene, è però altrettanto vero che il poeta non tenterà sempre e fino all'ultimo di contrastare quella che definisce la Sehnsucht ins ungebundene e di difendere la vita minacciata dalla forza distruttiva del caos. E per concludere, a conferma leggerei questa strofa in una variante di Mnemosine, la leggo nella traduzione di Luigi Reetani. Maturi, immersi nel fuoco, cotti sono i frutti e saggiati sulla terra, e una legge è che tutto rientri, simile ai serpenti, profetica, sognante, sui colli del cielo. E molto come un fardello di legna sulle spalle è da serbare. Ma sono maligni i sentieri, sbandano infatti come cavalli gli elementi prigionieri e le antiche leggi della natura. E sempre va nell'assoluto un desiderio, molto però è da serbare, è necessaria la fedeltà. Avanti però indietro non vogliamo vedere, lasciarci cullare sul mare nel dondolio della barca. Grazie. Bene, grazie, veramente una relazione bellissima e piena di spunti di riflessione, anche più che spunti, e quindi come prima lascio prima la parola a voi. Prego. Sì, sarebbe perfetto. Se mettiamo magari una sedia lì, come ho fatto ieri. Tanto grazie, per me è stata interessantissima questa relazione, mi ha piaciuto tanti temi, mi interessano. E intanto volevo raccogliere subito la provocazione di Chiama, no? Nel senso che un'idea che ho sempre avuto, che mi piacerebbe sottoporre questo contesto di questa relazione, è che se c'è un testo forse in cui questo orgico in Goethe un po' affiora, è il Divano occidentale orientale. Cioè, mi sembra che alla fine questa esperienza dell'informe a Goethe venga nel modo più pregnante quando incontra l'Oriente, che diventa un po' anche nel Divano il simbolo di questo liquido elemento. No? C'è proprio anche una lirica che mi ricordava nel Divano, che mi ricordava questo movimento triadico neoplatonico di cui si parlava, quindi Mone, Christophe, Rhodos, Christophe.
quella che si intitola Lidl di Lille, la canzone Forma, dove Goethe mette in successione il gesto del plasmare l'argilla che riconduce al greco, il liquido navigare nell'elemento dell'acqua, dell'Eufrate, che riconduce all'Oriente, e la lirica si conclude con l'immagine di Wasser, wird sich ballen, cioè di una sfera d'acqua che si forma nelle mani del poeta che attinge dalle acque dell'Eufrate. Quindi c'è come l'elemento organico, plastico della grecità, l'incontro con l'Oriente, con il liquido elemento dell'Eufrate, questa ricomposizione di una forma che affiora dall'informe, dall'incontro con l'informe, e di una sfera d'acqua. E fra l'altro, nelle note, per una migliore comprensione del divano, mi sono illuminata anch'io quando leggevo prima quella uguale a zero, perché in quelle note, nella voce dedicata a Celaluddin Rumi, poeta persiano, uno dei poeti persiani, Hafez, con cui Goethe si misura nel divano, Goethe scrive che Celaluddin Rumi si rifugia con la sua mistica in una dottrina del tutto da cui resta tanto confortante quanto sconfortante uno zero. Quindi come dire che anche il misticismo di Rumi, che a differenza del misticismo di Hafez, è un misticismo senza ritorno nella forma, senza ritorno nell'individualità. È alla fine è un misticismo che perde il terzo elemento, che resta prigioniero dell'aorgico. Quindi ecco, questa come riflessione per quanto riguarda Goethe, e l'altra invece è una domanda più breve. Cioè, mi chiedevo, quando ci presentava queste riflessioni, soprattutto per la parte che riguarda Hölderlin, se ci possa essere una relazione tra una certa difficoltà che anche Hölderlin ravvisa nella traduzione ad essere sensibili all'aorgico e quel tema che nella lettera Hölderlin esplora del sacro pathos e della sobrietà genomica. Cioè se in qualche modo in Goethe ci possa essere una certa difficoltà ad accostare, a tematizzare, a concettualizzare, a fare esperienza dell'aorgico, proprio perché l'elemento proprio del tedesco è la sobrietà genomica in un certo senso. E il sacro pathos è qualcosa che deve essere recuperato. Grazie per questo riferimento importante che ha fatto a questa poesia di Goethe, anche per la nota che non mancherò di andare a vedere. Sì, io prima invece ho citato appunto, come citava anche Luca Crescenzi stamattina, Selige Sehnsucht, questo Sturm und Werden, l'immagine della farfalla che si brucia e poi del bruco che diventa farfalla, del divenire, certamente può essere riportata anche all'aorgico, quindi in questo senso sarebbe una conferma di quello che lei diceva dell'importanza in questa fase, che insomma è abbastanza matura però dell'aorgico. Su Hölderlin e sulla lettera a Wöllendorf, vabbè, qui si aprirebbe insomma in weites Feld, però chiaramente, come dice Hölderlin nella prima lettera a Wöllendorf, il tedesco che ha la propria origine, la sobrietà giunonica, ha bisogno di questo elemento dinamizzante che è il sacro pathos dei greci, quindi deve andare, sich muss sich des Fremden aneignen, si deve impossessare dell'estraneo, perché solo in questo modo potrà giungere veramente se stesso. E quindi ancora tradotto in termini diversi, in questo caso nell'analisi di una tragedia di Wöllendorf, insomma in termini però sempre patologici, devo dire, agisce questa Wechselwirkung e la necessità appunto dell'aorgico, del sacro pathos, però altrimenti va a finire che tutti i tedeschi vanno eingepackt, come dice, insomma. In qualche modo vedo anche lì questo movimento di là. Senz'altro, sì. Il proprio segnale strano corrisponde come a quello che dicevamo stamattina, anche l'uso tedesco della parola gestalt, che è strano, il movimento.
un secondo momento che è la protezione dell'estraneo comporta immediatamente un ritorno a un libero sul proprio. Sì, 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 infatti questo sia per i greci che per appunto per i tedeschi, chiaramente insomma, questo è il testo che è diventato più famoso in questo senso. Sì. Se posso fare una considerazione, ma non volevo rubare il tempo, la parola ad alcuno, e tento di nuovo di rendermi visibile. Spero si senta. Ringrazio anche la professoressa Polledri per la presentazione così ricca di spunti. Due erano le considerazioni che mi venivano in mente, sollecitate dal suo discorso, che cerco di mettere assieme in un'unica considerazione. Il primo è il concetto che forse è sotterraneo a questo tema, il concetto di ironia tragica. Cioè la formatività, il carattere genetico del momento distruttivo, della morte, la dialettica tragica della morte attraverso la quale si ristabilisce una nuova armonia. E in questa rivalutazione del potere, della funzione teleologica del negativo e della morte, che si rappresenta tragicamente appunto nella morte dell'eroe in Empedocle, che infatti il momento dell'ironia nell'Empedocle potrebbe essere rappresentato dal momento del verso in cui Empedocle si chiede ma come proprio sul punto di morte la vita si riaccende in me, rispecchia questa rivalutazione teleologica del momento negativo un passaggio tra 7 e 800 che è il passaggio dall'ideale rivoluzionario alla disillusione per questo stesso ideale. E dunque che non sia proprio come direbbe Baglioni, cioè che per la generazione hölderliniana, che è la prima vera generazione post-rivoluzionaria, la speranza di un nuovo futuro, dice Baglioni, scorre sotto le lastre di ghiaccio del presente. Cioè che questo concetto della orgico come necessario alla nuova vita, che si manifesta artisticamente nella tragedia, e che Hegel riprenderà fortemente, non sia anche forse un passaggio epocale da un ideale concepito come linearmente portatore di una nuova epoca a una considerazione dell'età del disunito che proviene da Winckelmann e poi con Schiller, col sentimentale, in cui è proprio la negazione ciò in cui gli intellettuali, siano essi filosofi o poeti o entrambi, come tutti gli autori che abbiamo adesso citato, lei stessa ha citato adesso, la condizione sine qua non, lo strumento attraverso cui la società e l'umanità, l'umanità, trova una nuova, un nuovo futuro, direbbe Schlegel, anche. Dai nostri frammenti derivano le nostre più grandi speranze. Sì, grazie per l'osservazione. Io rispondo in questo modo perché mi dà modo di chiarire una cosa che forse nell'intervento non ho potuto fare. Allora, non parlerei di ironia tragica per l'Empedocle. Detto questo, però, ho capito cosa lei intendesse e condivido. È solo un fatto terminologico che in rapporto a Hölderlin non mi torna. Vorrei un po' sgomberare dall'idea questo discorso che io abbia detto che nella concezione hölderliniana tutto si riporta in modo aproblematico poi ad un organismo che è perfetto e in perfetto equilibrio, cioè c'è questo movimento triadico proveniente da Herder, proveniente dal neoplatonismo, però è anche vero che, per esempio, Hölderlin l'Empedocle non lo termina.
È anche vero che nell'indica tarda e non solo nei testi rimasti frammentari, la dimensione della orgico, dell'orcus a volte prende il sopravvento. Cioè Hölderlin tenta di lavorare a questa sistematicità e organizzazione, ma quello che volevo, poi si coglie nei suoi testi quanto ciò sia problematico. Cioè non vorrei che si pensasse, io ho scritto una tesi di dottorato sull'idea di misura, però cioè questo aorgico c'è e a volte riesce ad essere riportato all'organico, ma non sempre c'è questa teleologia di cui diceva lei. Cioè Hölderlin non è troppo leibniziano in questo senso, riprende questi elementi, però non sto andando contro quello che ho detto, sto solo dicendo di stare attenti forse a guardarlo come uno schema che funziona sempre. Cioè lui lo riprende in termini musicali, via flows und dissonanze, lo riprende nel rapporto tra organico e aorgico, però direi anche che lo problematizza rispetto nella sua opera, anche rispetto a Herder e rispetto al discorso dell'organizzazionstheorie. Questa è la mia impressione, sì? Penso che Bascolo lì Alex Clark. A Kella Uberalles vi faccio la stessa domanda di stamattina fatta due volte, quindi per la terza volta, che è questa. Cioè c'è un problema però che ha a che fare con la rappresentabilità dell'organismo. Cioè la domanda semplice che ti farei è: quando è che non funziona l'organico? Il problema è che l'organico non funziona nella rappresentazione. Quindi no, quando Hölderlin è stato esistenzializzato, ma quando parla di tragico, lui parla della tragedia, della rappresentazione tragica. Cioè parla dell'arte. Nell'arte l'organismo scompare per la semplice ragione che tu guardi sempre all'indietro e il vivente si è già dissolto, è uguale a zero. La condizione per rappresentarlo è che sia trascorso, quindi la rappresentazione guarda al passato, guarda all'inorganico. Tutto ciò che noi abbiamo nella rappresentazione è l'aorgico. E a quel punto l'organismo deve andare a finire. Non so, non c'è più il movimento triadico, perché una volta che tu sei arrivato alla rappresentazione, l'organismo è scomparso per sempre. E tu non puoi fare a meno della rappresentazione per rappresentare questo movimento. Quindi la mia idea è che il movimento triadico proprio non c'è nella rappresentazione. Sì, sì e no, non sono del tutto d'accordo, nel senso che nel procedimento poetico, Hölderlin parla di un procedimento poetico, nel processo poetico c'è questo movimento, c'è assolutamente, perché è la condizione perché nasca l'opera d'arte, e questo lo dice chiaramente. Nella nascita della tragedia, nel lavoro alla tragedia c'è questa dimensione dell'anorgico. Nella rappresentazione, se tu pensi alla rappresentazione alla tragedia, all'Empedocle, ma pensi anche a quello che scrive per l'Edipo e per l'Antigone, anche lì c'è il momento, no? Il momento della vende, il momento della catastrofe, e anche lì lo tematizza in modo molto preciso nelle due Anmerkungen. Quindi tu mi dici dove c'è nella rappresentazione. La rappresentazione ha questa dimensione della dismisura, dell'aorgico. Dicevo, quando è che non c'è l'elemento dell'organico, e non c'è nella rappresentazione, perché la rappresentazione risolve per forza nel processo
Certo che c'è un piano, ci deve esserci pure, ma nella rappresentazione deve esserci già di sopra, è uguale a zero, però deve essere già un perché altrimenti non lo vuoi rappresentare. E perché non lo vuoi rappresentare? Perché tu devi costruire una forma già estinta per guardare l'intero che si produce. La rappresentazione è sempre la rappresentazione da oggi, se no è una rappresentazione la sua drammaticità. E perdersi anche la sua difficoltà a chiudere. Su quel punto siamo d'accordo, non lo chiude perché lì cercavano di fare quattro conti e mi guardavano più alla fine, non sapevo più di fatto. Ma quando parla di Sofocle si è arrivato in mezzo, è chiaro. E più ancora quando parla di Lina. Sì. Cioè nella traduzione di Lina. No? No, io è una però una domanda che ti faccio, cioè io lo vedo così. Io sono un po' alto e scuro, no? Cioè, sì, insomma, io ho detto la stessa cosa che dice, per me si diventa fuori. Però secondo me è anche più puntuto, perché lì c'è ancora il punto. Ma invece, questa idea delle volte uguale a zero prima che deve essere rappresentato, a me, perché la forma non ci deve essere più perché sia possibile ricostruire il sì, se posso non risolve il problema che resta, però in questo discorso che fa c'è anche un discorso politico e storico e quando dice uguale a zero e quando dice l'Empedocle uguale a zero c'è anche un'interpretazione in questo senso politica per cui il singolo non può affermare il divino sulla terra e deve essere negato e deve negare se stesso. Quindi questo dice la morte del singolo si riferisce esplicitamente a questo e quello che rimane è la sua parola, quello che rimane è quello che il popolo possa portare avanti in questa visione ideale. Allora la triade io la vedo nel senso che questa morte serve nella visione che poi lui non riesce a chiuderla, non arriva là. Però lo dice nel mio schema, nello schema che io vorrei, il popolo di Agrigento si rinnova, raggiunge una nuova armonia. Quindi nella sua idea di tragedia, dal Frankfurter Plan fino alla terza stesura, questo c'è e in Das Werden im Vergehen c'è moltissimo, c'è ancora perché lì applica questo schema al discorso della natura e delle scienze, perché dice appunto Das Werden im Vergehen vale anche per la natura. Quindi lui a livello teorico lo fa questo discorso della triade, che poi a livello poetico ciò non si traduca in una appunto, come dicevo prima, problematizzando anche il mio intervento, in una fedele copia, riflesso di quello che teoricamente afferma, questo è un problema di Höllerin e direi meno male, se no le sue opere sarebbero molto molto noiose e invece non lo sono. Bene, ci sono altre domande? Allora se posso rubarvi ancora io qualche minuto perché sono veramente molte le suggestioni, quindi non rinuncio a condividerle con voi, perché mi sembra che il passaggio dal quale parti nel raffronto tra Goethe e Schelling, eccetera, è proprio importante, no? La tripartizione versus l'opposizione tra vivente e non vivente. E questo mi sembra proprio veramente un passaggio epocale per anche insomma, pensare e comprendere la vita, no? Un po' per dire qualche parola sul senso generale del convegno, nel senso che si capisce come in questi anni noi assistiamo proprio ad una transizione tra una visione che ancora tende a distinguere e potremmo dire una visione dialettica che non soltanto rompe gli steccati, no? Ma per giunta capisce che la dialettica è tra vita e non vita e che non soltanto la non vita anima la vita, no? Per cui il non naturale
può diciamo contribuire a mettere in movimento la vita, ma che anche, come dicevi tu, la vita può mettere in movimento la non vita. E questo, per quello che dicevamo anche ieri, è molto importante, perché generazione spontanea, no? Tutte le teorie della biologia che anche vengono elaborate in questi anni, da cosa si origina la vita? Cos'è che fa originare la vita dalla non vita? E quindi come questo aspetto ritorni poi nella letteratura, sebbene in forma mediata. E questo mi sembra proprio che tra, in questa rappresentazione che tu dai tra Goethe e Schelling, Herder e Hölderlin, ovviamente io ci aggiungo anche Hegel, perché nel 97 loro scrivono Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, ed è un testo in cui il rapporto tra arte, natura, politica viene reso esplicito, e dove esplicitamente il problema è superare il mortum che si è generato nella storia, dar vita, quindi mettere in moto, un po' come diceva anche il collega nella domanda, no? Il fallimento della rivoluzione, una stagnazione, come rimettere in movimento la vita, per cui e la storia in questo caso dopo il colpo severo, diciamo, della fine della rivoluzione, o quantomeno la degenerazione della rivoluzione. Quindi mi sembra che in questo snodo si possa cogliere la pluralità a cui faceva riferimento anche ieri Luca introducendo il convegno, e cioè come il concetto di vita giochi non soltanto nell'ambito biologico, ma in quello politico, in quello estetico, in quello più ampiamente, diciamo, della letteratura, in quello epistemologico, e come appunto noi vediamo che c'è un cambiamento tra una dimensione analitica e una dialettica. Cioè mi sembra che e rispetto a questa dialettica dell'autoannientamento del singolo perché il popolo possa vivere, mi sembra che si possa anche cogliere il momento della kenosi, quindi insomma questo è uno studiato teologia, dire un po' forse qualcosa era rimasto, e quindi diciamo come diventi proprio il singolo che si sacrifica attraverso la negazione per consentire poi al popolo di prendere nelle proprie mani, perché in questi anni il loro problema appunto è una false religion, una dimensione in cui il popolo possa essere animato in maniera vivente e vitale. Ho detto troppe cose, per cui probabilmente mi prendo soltanto un altro minuto per fare chiarezza, diciamo, in quello che volevo dire. Mi sembra che da quello che tu oggi hai detto emerga molto chiaramente, ti chiedo quindi conferma di questo, il cambiamento in questo senso del paradigma tra Goethe e l'idealismo. Cioè come un paradigma che ancora tende ad essere descrittivo e analitico si trasformi ad un certo punto, però qui i goetiani mi daranno addosso, ma insomma è bene concludere in vista, è anche divertente, come questo paradigma si traduca invece in questi anni in forma dialettica. Cioè noi abbiamo proprio il movimento della dialettica che si presenta, no? Insomma questi sono gli stessi anni in cui abbiamo gli scritti di Francoforte, il problema dell'amore, la dimensione, insomma, dell'unione, della non unione, e dopo, tra l'altro, due anni Hegel scriverà Gott ist tot, cioè, voglio dire, come tutto faccia sistema e avvisi di un cambiamento di paradigma, e come questa cosa spieghi che Hegel recepisca in realtà la dialettica e non la sviluppi autonomamente. Non so se sono stata... Sì, no, io credo che non sia una domanda, ma penso che sia una sintesi che mi trovo d'accordo, quindi anzi grazie di aver colto così, insomma, no, e di aver aggiunto anche Hegel, che meritava assolutamente di rientrare. Va bene, allora se siamo, diciamo, contenti di queste riflessioni, io vi ringrazio veramente tutti, ringrazio ancora una volta l'Istituto, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio i nostri invitati, Silvia che ha partecipato ieri, e Elena e Luca
Elena Silvia Caglianiello, Elena Polledri e Luca Crescenzi, e naturalmente se vuoi dire qualcosa Luca Corti in conclusione, e ancora grazie per la partecipazione.